di colleghi fortemente interdisciplinari. E quindi la domanda è perché dobbiamo presentare questo, perché dobbiamo presentarlo alle istituzioni presenti, perché vogliamo con oggi iniziare un percorso in realtà non di presentazione ma di condivisione di questo lavoro. Allora fatemi fare un passo indietro. Il Next Generation Europe o PNRR è di fatto uno strumento per cambiare la nostra società, le nostre istituzioni, il nostro paese e per in qualche maniera ridurre i divari ecologici, digitali, sociali, nel senso che l'Europa ha riconosciuto e ha dato una fiducia al nostro paese e a se stessa, ma al nostro paese in maniera significativa perché sono 200 rotti miliardi quello su cui stiamo lavorando, per dire avete bisogno di un investimento per accelerare il cambiamento. Cambiamento che significa ipotizzare di prendere le risorse, avere dei progetti che siano emblematici per cambiare l'impresa, cambiare un comune, cambiare un'università, cambiare le nostre istituzioni e fare in modo che nel 2027 il nostro paese esca più forte di quanto è entrato. Ma non più forte di quanto è entrato prima per causa della pandemia, più forte di quanto è entrato prima della pandemia. Cioè il paese aveva su queste direzioni, su quella green, su quella digitale, su quella dell'inclusione sociale, certamente delle carenze rispetto a quello che deve avere un paese che si posiziona al centro dell'Europa. Allora, noi siamo stati zitti come Politecnico, o abbiamo dato un piccolo contributo, ma silenzioso, quando c'è stata la fase di inserire degli argomenti all'interno del PNRR, perché c'è stata una prima fase col governo Conte. Poi c'è stata una revisione importante del governo attuale, del governo Draghi. Ogni documento PNRR può essere sempre migliorabile, può essere sempre arricchibile, però riteniamo che ormai sia finito il momento in cui lo mettiamo in discussione, diciamo si sarebbe potuto fare così, si sarebbe potuto aggiungere quella misura, forse era meglio spostare 10 miliardi dalla 2 alla 3, dalla 3 alla 4. Invece quello che ci preoccupa, perché il Politecnico è caratterizzato da un fattore comune, da un DNA comune, che è il valore del progetto. Quando incontrate un architetto, un designer, un ingegnere, lo legate sempre al valore del progetto, è l'esecuzione. E quindi sull'esecuzione invece riteniamo di essere in grado di dare un contributo. E di essere in grado di dare un contributo perché siamo una pubblica amministrazione, siamo un'università statale, siamo stati in grado in questi decenni di cambiare noi stessi, di fare un campus sostenibile, di fare un campus attento agli impatti ecologici, di fare un campus digitale, di fare ricerca e sviluppo in questi settori. Siamo una pubblica amministrazione che è sottoposta alle stesse regole di tutte le pubbliche amministrazioni, eppure riusciamo a fare con la legge degli appalti i nostri lavori, riusciamo ad assumere persone, a fare del merito uno di quelli che, e della qualità due di quelli che sono gli elementi per crescere. E quindi riteniamo di essere una best practice in questa direzione, quindi ci candidiamo a dare un contributo. Ma la cosa più importante è che siamo un po' preoccupati non sempre ci sia un manuale che in qualche maniera dica: ma se io voglio applicare questo, come si può fare? C'è una best practice, c'è una buona regola, niente di trascendentale, niente di irrealizzabile, una buona pratica. E riteniamo che spesso le pubbliche amministrazioni, ma non penso al Comune di Milano, alla Regione Lombardia, penso alle pubbliche amministrazioni, io da 2 anni a questa parte, 2 anni e mezzo sono presidente della conferenza dei rettori dell'università italiana, quindi ho avuto veramente l'onore di conoscere l'Italia in maniera più profonda di quella che conoscevo prima del 2020, e vedendo un po' l'Italia c'è tante regioni, comuni, province, istituzioni che hanno bisogno di un supporto e che spesso si arrangiano un po', anche perché
il settore pubblico non è attrattivo per i talenti, quindi non sempre le competenze ci sono all'interno del settore pubblico. Il settore pubblico è stato spesso anche massacrato dai turnover che non hanno permesso di avere dei giovani all'interno. Per cui, insomma, ci sono tanti motivi per cui le risorse umane all'interno del settore pubblico non permettono esattamente di avere gli strumenti, le competenze e le procedure per intercettare questo cambiamento. E allora, che cos'è il libro bianco che oggi andiamo a presentare? È una guida, è semplicemente una guida. È una guida che noi mettiamo a disposizione dei nostri partner, dei nostri interlocutori, di chiunque abbia voglia di prendere spunto da questo. È una guida che intercetta 11 direzioni, 11 pilastri dalla gestione dei dati alla cittadinanza attiva, all'inclusione sociale, ai servizi resilienti, agli spazi pubblici, alla qualità ambientale, alla mobilità, all'energia, ai modelli di finanziamento, i modelli di business, le economie locali. Insomma, un po' le direttrici che uno deve fare quando fa l'amministratore pubblico, quando in qualche maniera fa l'onere di gestire un'amministrazione. All'interno di questo potevamo fare un bel trattato, ma abbiamo deciso invece di, intorno a quegli 11 pillars, di legare delle schede tecniche, delle schede verticali piccole, in cui mosaico totale, puzzle totale fa veramente l'operazione di trasformazione completa, ma può essere presa la singola scheda come un elemento per cui un piccolo comune o una piccola realtà può concentrarsi su uno degli aspetti. Questo è quello che vogliamo fare, quindi è un manuale d'uso fatto da schede su 11 traiettorie per trasformare la pubblica amministrazione del nostro paese. La pubblica amministrazione del nostro paese è la scheletro del paese. Naturalmente le imprese sono importanti perché le imprese sono il muscolo del lavoro, ma non esiste un paese civile che non abbia una pubblica amministrazione strutturale che in qualche maniera definisce e fa reggere l'economia, la società del paese stesso. E soprattutto 209 miliardi andranno anche sul privato, ma passando dal pubblico. E quindi o un pubblico in grado di fare questo passaggio in maniera veloce, efficace, di qualità, oppure davvero noi perderemo un'occasione. Questo è un manuale per fare questo trasferimento. Quindi io vi ringrazio per essere qui, ma soprattutto permettetemi di ringraziare oltre 100 ricercatori del Politecnico di Milano che hanno provato a rendere pratico quello che è il loro sapere e rendere questo come un manuale d'uso di applicazione del PNRR. Invito veramente tutte le pubbliche amministrazioni del nostro paese a prendere in maniera rubare quello che c'è da rubare, perché è davvero un ottimo elemento per implementare i prossimi 3 anni. Oggi avvio, ma questo vuol dire che daremo l'avvio a un processo in cui noi ci rendiamo disponibili per i prossimi 4 anni ad affiancare in qualunque momento di attuazione del PNRR tutte le pubbliche amministrazioni, piccole o grandi, che avranno bisogno di noi. Grazie davvero. Credo che tocchi a me. Allora, intanto grazie Ferruccio per aver inquadrato il lavoro ottimamente e per il supporto. Dunque, io e Giuliana Gemini, che è al mio fianco, che è mia collega, abbiamo il compito di presentare la ricerca e il libro bianco. Come diceva il rettore, è un libro a molti autori e su temi complessi e articolati, quindi l'operazione non è banale. E quindi sarò anche un po' schematico, anzi molto schematico, anche perché dobbiamo recuperare del tempo, siamo in ritardo perché la diretta non partiva, insomma queste cose classiche che accadono. Allora io comincerei, sperando che la cosa funzioni, comincerei dal titolo, Smart Sustainable District, già dell'inglesismo, insomma l'idea è quella di declinare alla scala locale i concetti di sostenibilità e di smartness che noi intendiamo o intenderemo nella nostra chiacchierata come intelligenza, innovazioni intelligenti, diciamo. Allora, su due di questi 3 termini, e cioè la sostenibilità e l'innovazione, non c'è molto da dire perché sappiamo tutti, sono addirittura stati creati dei ministeri nell'ultimo governo legati a questi aspetti, quindi diciamo è la parte facile, però qualcosa comunque voglio dire.
Nel senso che il... No, scusate, qui la cosa funziona così. Allora, la sostenibilità di cui parla il Libro Bianco è una sostenibilità ampia, in senso ampio, con capitoli dedicati ai temi ambientali, ma anche capitoli dedicati alla sostenibilità economica e alla sostenibilità sociale. Diciamo, c'è una varietà di punti di osservazione che stanno dietro la parola sostenibilità, ma anche la parola innovazione è intesa in senso ampio, nel senso che c'è certamente l'innovazione tecnologica che è, ormai sappiamo, diffusa, costa poco, quindi insomma tutti noi ne siamo pieni, però c'è anche con grande attenzione, una forte attenzione appunto all'innovazione sociale, a esperienze di innovazione sociale che vengono citate ampiamente, ma anche poi a degli aspetti innovativi in termini di normativa, di uso di strumenti possibili in termini di normativa e anche di modelli di consumo, modelli di finanziamento, eccetera. Cosa lega a questi due aspetti che chiamavo la parte facile, sostenibilità e innovazione? Ma una idea che adesso provo a esprimere attraverso una specie di percorso. Una delle definizioni che si possono dare, o comunque che a me piace, di sostenibilità, è l'idea che sostenibilità vuol dire anche ridurre qualche cosa oggi per stare meglio domani. Questa è una possibile definizione della cosa. E allora ridurre qualcosa oggi vuol dire scegliere che cosa, come, in che modo ridurre qualche cosa. In questo senso l'innovazione intelligente ci aiuta. Quindi questo è un po' la chiave di lettura dei due termini facili. Vado a quello più difficile, cioè al perché la scelta della dimensione locale. Mi soffermo un po' di più su questo. Ora, il distretto non è nel Libro Bianco non è definito in termini territoriali stretti, perché ovviamente la scala è variabile a seconda dell'aspetto o degli aspetti da cui si vuole considerare. Dopodiché però ci sono alcuni elementi che mi sembrano emergere, che ci sembrano emergere come nuovi fattori da considerare. Uno è l'idea di prossimità. Nell'ultimo anno sono stati scritti almeno due libri, forse anche di più, che citano la parola prossimità nel titolo proprio, nel titolo. E la parola prossimità è stata rivalutata, se volete, emerge con forza dalla pandemia. Nel Libro Bianco non si parla di pandemia, però gli autori ovviamente ce l'hanno in mente, quindi tutte le considerazioni tengono anche conto di questo fatto. C'è la città quindi che cerca di ricomporsi in qualche modo in una controtendenza rispetto alla città che Manzini, che è uno degli autori di uno dei due libri che citavo, Abitare la prossimità, chiama la città delle distanze, quindi una città in cui c'è un posto per vivere, un posto per divertirsi, un posto per andare a fare acquisti, un posto per curarsi. Quindi un'idea di integrazione, adesso per intenderci il ragionamento sulla riorganizzazione della sanità su base territoriale ne è un esempio di questa. C'è un secondo elemento che vorrei citare ed è l'emergere di una idea di identità, di condivisione di valori che facilita su scala locale, più facile che si attui quest'idea, una condivisione di valori che è legata alla conoscenza del territorio, è legata alla rivalutazione di certe aree. Faccio un esempio per tutti, sempre citando una parte del Libro Bianco. Sapete tutti cosa è accaduto in un'area di Milano che si chiama Nolo, in cui il senso di identità è certamente molto forte e sta costruendo qualcosa. Il terzo elemento che cito è quello della presenza, questo è un driver potente, della presenza di attori, molti attori, quindi al di là della classica dualità tra amministrazione e cittadini, la presenza di attori diversi che sono non solo ovviamente la pubblica amministrazione, ma i privati, le fondazioni, i gruppi di cittadini, pensate alle social street, diciamo, attività che partono dal territorio. Infine, l'ultima cosa che vorrei citare come elemento che guida a una riflessione di questo tipo sono anche dei ragionamenti disciplinari. Tutti voi sapete che l'urbanistica tattica, l'agopuntura, le tematiche che poi si traducono in progetti come le piazze aperte, eccetera, parlano proprio di una ridefinizione anche locale degli interventi in termini di fattibilità, monitoraggio, eccetera. Dopodiché però non tutto si può fare ovviamente localmente, non avrebbe nessun senso. Quindi c'è una dinamica locale centrale che va esaminata e che nel Libro Bianco viene trattata. Vi cito un caso per tutti, c'è un capitolo dedicato alle comunità energetiche rinnovabili che spiega proprio come serva una dinamica tra situazione di distretto e situazione centrale per attivare certi meccanismi che poi vengono sostenuti. Quindi, riassumendo e andando molto veloce, diciamo che
a livello locale si trovano delle conoscenze, delle mappature significative di quello che accade, c'è della creatività molto spesso e quindi ci sono anche delle forze sul terreno e c'è la possibilità, o meno una certa maggiore facilità nel coordinamento. Ovviamente a livello centrale c'è un discorso di supporto, pensate soltanto alla messa a disposizione di piattaforme significative, c'è un discorso di collegamento tra la situazione locale e le reti lunghe, diciamo, comunque addirittura le reti di servizi che vengono per loro natura erogati su scala non locale, ma c'è anche un problema di una questione di trasferimento materiale e immateriale, i dati per esempio, ma anche trasferimento e replicabilità. Se ne parlerà spero anche nella tavola rotonda numero 2, quella della pubblica amministrazione, la replicabilità di buone pratiche. Vado oltre. Se tutto questo spiega il motivo per cui ci siamo imbarcati in questa operazione, eccetera, a questo punto forse una domanda è: vabbè, allora tutto ciò dando per scontato che la dimensione locale ha senso, che la smartness e la sostenibilità sono significative, eccetera, eccetera, che fare? Allora qui, con l'idea appunto di riassumere molto, faccio un ragionamento veramente molto schematico. Primo punto, una delle percezioni che emerge dal Libro Bianco è che molto c'è, o quasi tutto c'è, esiste nelle soluzioni, nelle sperimentazioni che ci sono state, nelle buone pratiche che vengono citate, quindi c'è molto da pescare in giro per il mondo e anche tanto lontano da noi. Il Libro Bianco, e questa è la seconda considerazione, è un insieme di puntatori, no? Non a caso le schede sono state organizzate in maniera tale da parlare proprio di soluzioni, di buone pratiche, eccetera. Quindi di puntatori e anche di autori, perché poi i riferimenti sono le persone che ci hanno scritto, che fanno parte di quello che abbiamo chiamato il sistema politecnico. Però c'è qualcosa che unisce, ci sono varie cose che uniscono il ragionamento dei nostri colleghi, e uso qui una metafora che devo al mio amico Gabriele Pasqui, che è là in fondo. La logica è quella di rompere i silos, di muoversi in un'idea unitaria, in un'idea che intrecci competenze diverse e integri competenze diverse. Questo ha senso non soltanto a livello disciplinare, ma anche a livello amministrativo. A livello disciplinare lo vediamo perché i capitoli sono scritti a più mani, con background abbastanza diversi, il tentativo era proprio quello di intrecciare le cose. E qui nella figurella in alto a destra vedete qualche numero su quello che contiene il Libro Bianco. Ma quindi rompere i silos in termini disciplinari, e questo riguarda più noi per così dire, ma anche in termini amministrativi. Questo può essere un progetto ambizioso, però insomma bisogna anche non avere paura delle sfide, quindi questa lo è certamente. L'ultima considerazione che cito per chiudere questo che fare è che il libro ha di sottofondo, diciamo, quello che si potrebbe chiamare una visione sistemica, cioè lavorare in maniera integrata. Questo può essere declinato in molti modi, per il design si può parlare di design strategico, si può parlare di integrazione tra materiale e immateriale, e alcuni dei paragrafi sono più di un tipo e più, quindi alcuni sono più soft, altri sono più tecnici, più strettamente tecnici, ma insomma collegare, integrare materiale e immateriale. Vuol dire, la visione sistemica può voler dire usare dei modelli, usare delle simulazioni, usare la scenaristica per capire cosa potrebbe accadere, e soprattutto vuol dire, secondo me, non mettersi nella logica delle emergenze. Noi ne abbiamo, in questo momento siamo reduci e continuiamo a essere immersi in emergenze, ma ne avremo delle altre, temo. E quindi l'idea di ragionare in avanti e quindi non essere sempre a rincorrere qualcosa è un po' uno degli elementi che stanno dentro il Libro Bianco. Qui vedete l'indice, io non mi soffermo sull'indice perché lo citava già il rettore, comunque ci sono elementi legati, gli elementi se volete più soft, pensate al primo capitolo sulla cittadinanza attiva e collaborativa, al secondo sull'integrazione e l'inclusione, altri più decisamente più tecnici se volete, quello sulla mobilità, quello sull'energia, altri come dicevo prima più misti, ad esempio i servizi, gli spazi, i capitoli dedicati a questi temi, sono un intreccio di aspetti tecnici e di aspetti più diciamo, come chiamavo prima, soft. Quindi non mi soffermo, ma invece vado a questo oggetto che noi chiamiamo pallogramma, in cui non leggerete quasi nulla, ma che è l'articolazione degli 11 pilastri, degli 11 pillar, che sono quelli che avete visto prima, e della loro articolazione interna, quelli che abbiamo chiamato topic. E questa struttura si presenta, questo sistema di dove schiacciare, scomodissimo, si presenta con delle aree tematiche appunto e delle schede.
lo citava già prima Ferruccio Resta, la scheda è un elemento di facilitazione per andare a pescare direttamente quello che può sembrare interessante. La struttura delle schede è, oltre al titolo degli autori di chi l'ha fatta, gli autori li avete anche nel programma, ci sono dietro tutti i nomi di quelli che hanno contribuito a quest'opera. Però segnalo in questa scaletta la presenza di soluzioni che vengono individuate sui singoli aspetti, la presenza di buone pratiche. Quando dicevo esiste, non dico tutto, ma molto esiste, sta lì. Ora, a questo punto credo che sia opportuno passare a un esame di alcuni aspetti, giusto per darvi un assaggio, e quindi passo la parola a Giuliana. Ti posso cambiare anche il copri-microfono? Sì. Vogliamo fare... C'era ancora l'animazione con gli autori per i pillar. È vero, no, hai ragione. Allora, gli autori li avete nel... Se girate il programma ce li avete. I coordinatori hanno svolto un ruolo rilevante proprio nel mettere insieme, diciamo, posizioni diverse e arrivare a fonderli in questi capitoli, lo schede, quello che volete. Bene. Allora io diciamo provo a prendere due esempi di pillar per provare a incuriosirvi anche rispetto alla lettura del documento, anche per tessere del puzzle, come diceva il rettore prima. Ne abbiamo alcune copie eventualmente che sono in visione oggi, che magari poi spostiamo all'esterno nella zona dove avremo l'aperitivo alla fine del pomeriggio. E il primo di cui mi sento di parlare è là, ed è stato messo anche non a caso come primo pillar, perché ha diciamo, l'ambizione, guardando alla cittadinanza attiva e collaborativa, di raccontare un tema che poi è un filo rosso che si ritrova sostanzialmente in quasi tutti gli altri pillar del documento. In alto a destra ho provato a cerchiare quali sono gli altri temi con i quali questo dialoga, e ho fatto fatica a non cerchiarli tutti quanti. Della cittadinanza attiva e collaborativa ci siamo occupati sotto tre prospettive. Da una parte quella dei comportamenti, i comportamenti delle persone che in qualche modo sono, diciamo, il livello locale attraverso il quale è possibile raggiungere progressivamente obiettivi anche di sostenibilità di scala più ampia, cambiando individualmente e attraverso il cambio individuale cambiando le collettività. Di questo poi faremo un ulteriore piccolo affondo per farvi un esempio proprio più dettagliato sul topic. Un altro livello del quale si occupa questo pillar è quello dell'educazione e della formazione, non solo dalla prospettiva, diciamo, classica, canonica degli istituti di formazione, ma anche in una logica di comunità educante, di formazione attraverso il servizio alla comunità, di living lab che attraverso esperienze formative sono anche una formazione del fare. E il terzo livello è quello dell'identità locale e dell'appartenenza, che già comincia a occuparsi di quegli spazi e di quei luoghi sui quali poi ci sono ulteriori affondi negli altri due pillar dedicati a questi argomenti, che sono il B e il C, ma che guarda ai luoghi come a delle, come dire, guarda le comunità come dei luoghi nei quali, attivando strumenti di governance, tipo i patti di collaborazione, tipo le attività sul spazio pubblico fatte per esempio a Milano con le piazze aperte, si condividono le problematiche e le criticità e si provano a esplorare soluzioni attraverso il fare della comunità che abita quei luoghi. Nel box a fine slide ho riportato l'estratto del cosiddetto abaco delle soluzioni, che si trova alla fine del libro bianco e che in due pagine e mezzo, tre di tabella super sintetica, prova a riprendere gli elementi chiavi dei diversi pillar e a fare un po' da guida alla navigazione di quel mosaico che è il libro bianco nel suo complesso. Scendendo, diciamo, ulteriormente di livello, sempre nell'ottica di darvi un esempio, questo è un po' lo sviluppo dello specifico del topic sui comportamenti e il cambio dei comportamenti in chiave di sostenibilità. È chiaro che questo significa lavorare sugli argomenti di cui hai topic tecnici, perché i comportamenti di cui parliamo sono quelli che riguardano i consumi elettrici e idrici, che riguardano la produzione di rifiuti, che riguardano la cura del verde e degli spazi comuni, e quindi che sono poi trattati da una prospettiva più tecnica negli altri capitoli del libro.
In questo topic in particolare si prova a richiamare quali sono alcuni strumenti e competenze che possono supportare il cambio dei comportamenti, che vanno dalle pratiche collaborative, la progettazione partecipata, il co-design, alla prototipazione degli spazi e dei servizi, e di nuovo torniamo all'argomento spazi e servizi che poi è approfondito in altri topic, tutte le le attività, le competenze che guardano alla gamification, all'uso della premialità e all'incentivazione come possibile via per attivare il cambio dei comportamenti, e poi a che cosa serve dal punto di vista tecnologico sia per abilitare le persone nella pratica dei nuovi comportamenti, sia per monitorare progressivamente come stanno andando le cose e quindi intervenire per ottimizzare o per valutare l'impatto che si è riusciti a raggiungere. Cambio di prospettiva, un topic più tecnico, di questo mi permetto di fare da ambasciatrice, ma non ho seguito nessuna, la redazione di nessuno dei topic trattati in questo pillar, ma ho seguito alcuni progetti di natura energetica, quindi ho scelto questo come esempio degli aspetti più tecnici. Un elemento che mi preme sottolineare è come i tre topic in qualche modo guardano al tema dell'energia da tre diverse prospettive. Il primo con le soluzioni energy neutral a scala di building e di distretto si occupa puntualmente degli interventi che possono essere fatti sui luoghi per contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni e di raggiungimento di lotta al cambiamento climatico. Il secondo, parlando di comunità energetiche, sale un po' di scala e mette, introduce una delle partite più innovative su cui stanno cominciando a esserci le prime sperimentazioni in Italia e all'estero, ma è ancora molto da realizzare per dare alle comunità energetiche effettivamente le gambe per essere significative anche nel mercato, ma sono sicuramente una prospettiva per la quale l'autoproduzione e la messa in rete di soggetti mette insieme una prospettiva di tipo tecnico e di produzione di energia con la condivisione di valori e l'attivazione e il consolidamento della comunità di chi partecipa a quel progetto. C'è poi un terzo livello che nel caso dell'energia è cruciale, ovvero quello della distribuzione e stoccaggio, in particolare con riferimento al fatto che quanto più si va verso la produzione significativamente coperta da rinnovabili, cosa auspicata anche dai due topic che precedono, tanto più è necessario che i sistemi che gestiscono siano flessibili e in grado di gestire il disaccoppiamento fra la produzione e la domanda, e quindi serve un ragionamento sui sistemi di stoccaggio che consenta di chiudere il cerchio alla scala del distretto e a quella della distribuzione. Di nuovo, anche questo pillar ha tantissimi legami con gli altri. Nel momento in cui si parla, per esempio, di comunità energetiche, torniamo all'aspetto dei comportamenti e del coinvolgimento delle singole persone. Per esempio, alcune operazioni di rigenerazione a scala di distretto mettono in campo in diverse città, anche Milano ha fatto dei ragionamenti, ce ne sono di consolidati in giro per l'Europa, forme di finanziamento che attivano fondi che vedono protagonista la pubblica amministrazione insieme a grandi operatori e insieme ai proprietari dei building interessati dalla rigenerazione. Si considera che quando si opera sull'energia possano essere attivate anche rigenerazioni del tessuto all'intorno dei building, e quindi si agisca sul verde di prossimità anche mettendo in campo soluzioni Nature Based Solution, soluzioni blu più verde, che sono di nuovo oggetto di un altro pillar, e quindi è sempre possibile leggere il libro bianco da diversi ingressi intrecciando le tematiche che vengono trattate. Anche sull'energia, ho scelto un topic sul quale dire ancora proprio soltanto due parole, sempre per darvi l'idea di come per ciascuna scheda è possibile fare un salto di scala e approfondire un po' più gli argomenti trattati e anche trovare una serie di
esempi in Italia e all'estero che aiutano a capire un po' meglio concretamente come si può fare. Ovviamente questo tipo di soluzioni riguardano sia gli aspetti di pianificazione che progressivamente, diciamo scendendo di scala, le fasi realizzative e di esercizio e gestione, dove la dimensione del controllo dei dati, dei sistemi, diciamo degli algoritmi di pianificazione e ottimizzazione prendono un peso molto rilevante. E per chiudere, torniamo al pillar sui dati che avevo citato meno, ma non voglio lasciare, diciamo, senza averne fatto un minimo di cenno. La struttura per, diciamo, soluzioni che si trova alla fine del libro bianco l'abbiamo, diciamo, vista con un po' più di calma per i due pillar che abbiamo scelto per provare a raccontarvi un po' meglio esattamente cosa si trova quando si sfoglia il libro. È disponibile per tutti gli argomenti, non mi sembra adesso interessante andare a leggerla puntualmente, ma sicuramente è un ottimo punto di ingresso per capire qual è un po' l'abbecedario delle soluzioni prospettate e poi navigare l'oggetto nel suo insieme. E con questo l'affondo è terminato e andiamo alle conclusioni. Sì, prima delle conclusioni, serva qualcosa, mi sono importante. No, dicevo, avete visto negli esempi di Giuliana alcuni elementi, tanto si è scelti un caso più trasversale, quello del capitolo A sulla cittadinanza attiva, è un caso, è invece un capitolo più tecnico, se volete, ma in entrambi i casi l'accento è sulla integrazione delle competenze, sulle possibilità che da questo emergono. Su questo abaco di soluzioni torno semplicemente per dire che ci sono anche delle considerazioni un po' trasversali, ve ne cito soltanto due in quest'ultimo pezzo. Il fatto di ragionare sul distretto come la scala giusta per fare alcune operazioni, e l'ultima, la creazione di nuove figure professionali, ci torniamo proprio nelle conclusioni. Allora, a questo punto stiamo avviandoci appunto alle conclusioni, la domanda forse naturale è: vabbè, ma a cosa serve tutto ciò? Allora, intanto serve, e questo è abbastanza scontato, di nuovo è la parte facile, c'è una risposta ovvia che dice serve alle pubbliche amministrazioni. Proprio per questo nella seconda tavola rotonda, noi avremo oggi due tavole rotonde, interroghiamo alcuni esponenti delle amministrazioni locali proprio per vedere che tipo di impatto può avere o potrà avere un ragionamento che noi chiamiamo modello SSD, no? Articolazione che abbiamo provato a raccontare. Però poi c'è anche un altro tipo di potenziali interessati a questa cosa, sono quei diversi attori che citavo all'inizio, no? C'è una molteplicità di presenze in questo momento sul territorio che sono legate ai privati, pensate appunto al settore immobiliare, pensate alle fondazioni, agli enti che operano sul territorio, alle associazioni e anche ai centri di aggregazione. In uno dei topic del libro viene segnalato un'apertura delle scuole, dei centri, apertura al territorio delle scuole come addirittura luoghi dove si può fare, dove si possono strutturare dei living lab, dove si possono organizzare dei ragionamenti proprio alla scala e alla dimensione locale. E poi naturalmente i gruppi di cittadini. Sottolineo su questo che una parte che si trova nel libro parla dei comportamenti virtuosi dei cittadini, elemento non da sottovalutare, il valorizzare, diciamo, i comportamenti virtuosi dei cittadini. Dopodiché però ci sono alcuni elementi che spingono, diciamo, verso questo tipo di approccio e alcuni elementi che in questo momento lo frenano, no? Tra gli elementi che spingono, che ci fa dire che questo è il momento giusto, potrebbe essere il momento giusto, sono i finanziamenti, no? È stato citato dal Rettore, i finanziamenti del PNRR, insomma, comunque finanziamenti a livello europeo, ma anche a livello nazionale, anche a livello regionale. La caratterizzazione della quella che a volte viene usata come le 4P, private, public, private, people, partnership, quindi l'idea che ci sono sempre più e sempre più da valorizzare le partnership pubblico-privato e addirittura anche con la partecipazione appunto dei gruppi di cittadini. E il tema stesso della partecipazione, che non è più soltanto una specie di mantra da usare, c'è un discorso di richiesta di partecipazione e di dimensione locale che in qualche modo può facilitarla. Che cosa, non dico manca, ma che cosa serve?
Emerge con chiarezza in molti punti che servono degli attivatori, che servono delle professionalità in grado di ragionare sia sui contenuti che sul processo. E questo è un tema che servono delle figure ponte, insomma, tra le verticalità con cui finora, lo dico sempre, ma insomma certamente si è abituati a ragionare. Allora, in questo senso il Politecnico ha delle ambizioni, se vogliamo, no? In termini di costruzione anche di figure di questo genere, ma anche delle ambizioni, come diceva prima il Rettore, nel accompagnare questi percorsi, sia nella fase di costruzione di strategie che nella fase di progettazione di interventi, che nella fase di monitoraggio e valutazione e infine anche proprio nella creazione di figure professionali. Riassunto finale. Ci sono, diciamo, a nostro avviso, due driver importanti in questo momento che spingono verso un ragionamento a scala locale dei termini di sostenibilità, innovazione, eccetera. E sono l'innovazione non solo tecnologica, anche sociale, anche normativa, eccetera, di cui trovate esempi vari qui dentro, e la molteplicità di attori. C'è una importanza del lavoro alla dimensione locale che ci sembra la scala giusta per ottenere dei risultati in maniera integrata e per gestire la progettazione, l'attuazione, la valutazione. Ci deve essere una dialettica centrale locale, come mostravo prima e come viene esemplificato in molti casi. C'è quella che chiamavo rompere i silos, la visione sistemica, l'idea che l'articolazione dei processi debba essere compresa e debba essere lavorata in maniera anche appunto integrata e interdisciplinare. E c'è, come dicevo, la questione dei nuovi profili, che adesso vado a presentare, quello di queste figure ponte, di cui magari parleremo perché è uno degli aspetti che forse nella tavola rotonda emergeranno. L'ultima slide è soltanto per motivare il fatto che siamo adesso qui a parlare e che presentiamo noi questa cosa. Una flash di presentazione: Poliedra è un consorzio del Politecnico che ha come principale azionista, diciamo, il Politecnico stesso, e poi ha alcuni altri consorzi all'interno del suo consiglio di amministrazione. Si occupa di tematiche che vedete indicate lì, legate alla sostenibilità ambientale, alla mobilità, all'aiuto alla decisione. Nello specifico ha coordinato questo lavoro di 110 circa colleghi dei vari dipartimenti e dei vari consorzi, dei tre consorzi che vedete lì, il CEFI, il MIP e Polydesign, alcuni esponenti dei quali consorzi hanno lavorato a questa cosa. Concludo dicendo che qui vedete i riferimenti, in alto è il riferimento per scaricare il PDF e il libro bianco, cioè questo oggetto qua, e invece in fondo ci sono i riferimenti sito di Poliedra dove si è sviluppato tutto questo e la formazione, diciamo il riferimento per comunicazioni ulteriori. A questo punto io direi che ci fermiamo qui, abbiamo in parte recuperato un po' del ritardo iniziale, quindi possiamo fermarci. Grazie intanto di questa cosa e poi andiamo alle tavole rotonde. Allora, direi che io a questo punto ci sono quattro seggiole, quattro sono i... No, ma la quinta no, io sto in piedi, guarda, perché mi sono stufato di girarmi, quindi sto in piedi. Allora, mentre scambiamo i nomi, io vi dico che la prima tavola rotonda farò io da moderatore, poi da moderatore faccio quello che insegna il tempo. Comunque, da moderatore, mentre invece nella seconda interverrà Giuliano. Allora, coordinare una tavola rotonda sul punto di vista della ricerca qui al Politecnico pone qualche problematica. Allora, noi abbiamo deciso di non far intervenire gli autori, una soluzione drastica e semplice, col che abbiamo già eliminato 115 potenziali interlocutori qui. E questo è già un vantaggio.
La seconda scelta è di prendere invece delle, adesso un po' più seria, diciamo, di prendere delle ottiche diverse, adesso lo vedrete nella presentazione delle persone che man mano farò, delle ottiche diverse e però tutte legate in qualche modo a un'idea cross, a un'idea di intreccio di interessi, di competenze, di punti di osservazione. E quindi, tenendo conto che io appunto farò da segnatempo, sarò cattivo perché vorremmo fare due giri di chiacchierate per ciascuno, eccetera, do la parola ai nostri interlocutori, se volete venire qui, io direi che, non so come sono stati messi i cavalieri, quindi vi mettete una serie qua, tanto io sto in piedi e... tolgo anche la scatola di sigari che sai che ci metterei le mani perché sono infatti dopo col professor Calderini abbiamo una vecchia consuetudine che forse rinnoveremo. Allora, dunque tanto apprezzerete forse il fatto che ci sono una perfetta parità maschile e femminile sia nella prima tavola rotonda che nella seconda, piccolo inciso. Dopodiché un ordine poteva essere qualsiasi, però l'idea è che invece noi l'ordine ce l'abbiamo e quindi cominciamo con Elena Granata del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Allora, una brevissima introduzione. Dunque, Elena ha scritto un libro che è affascinante fin dal titolo, si chiama Placemaker. No? Io l'ho letto, mi ha affascinato in numerose occasioni, punti, è pieno di segnalini per indicare. Però c'è un termine che mi colpiva particolarmente, quando lei a un certo punto dice è ora di rompere le scatole. Allora, questo io lo vedo in due modalità. Uno è quello che dice rompere le scatole vuol dire disturbare il manovratore in qualche modo. L'altro è rompere le scatole inteso come settori disciplinari, no? Quindi mi sembra il modo migliore per cominciare. Diciamo che nel libro vengono definite una serie di nuove figure, di visionari e di realizzatori. Tanto che quando l'ho letto mi dicevo, se fossi più giovane da grande vorrei fare il placemaker. Poi non so se sarei stato capace di farlo, ma era una cosa, era una prospettiva che mi sembrava molto interessante. Dopodiché, a questo punto... in qualche modo. Detto ciò, la domanda di partenza poi è l'importanza di un approccio integrato, multidisciplinare, eccetera, come tu racconti, e quindi a te la parola. Io terrò il tempo, come ho detto, sarò terribile. 6-7 minuti, dovete dire le cose fondamentali, poi insomma, vai. Pronto? Ah, fantastico. Buongiorno a tutti, grazie Alberto di questa presentazione e bentrovati ai colleghi e agli ospiti. Vi porto a Kokkedal, Olanda, cittadina piccolissima di grande conflitto sociale e negli ultimi anni vessata dalle piogge dei cambiamenti climatici. Uno dei progetti che potrebbe stare in quest'abaco costruito dai colleghi, i giardini inondabili. I giardini inondabili sono delle vasche che servono a raccogliere l'acqua piovana, però servono anche a ricostruire un paesaggio, ma servono anche a costruire occasioni di arte, ma sono anche il luogo dove giocano i bambini del quartiere periferico, ma sono anche il luogo dell'identificazione e. Dove li mettiamo nell'abaco che avete costruito? Allora, li mettiamo sicuramente nella voce, diciamo, intervento di mitigazione dei cambiamenti climatici. E quindi correttamente l'abaco ha bisogno di costruire delle geografie tematiche anche per aiutare gli amministratori e gli attori locali a collocare le proprie scelte secondo, diciamo, un ordine tematico. Ma la realtà ovviamente squaderna e ci restituisce un'immagine che è contestuale, cioè legata ai contesti locali e che è integrata, per cui che cos'è Kokkedal? I giardini inondabili o le piazze allagabili che cosa sono? Sono un esercizio contro i cambiamenti climatici, ma sono anche una politica sociale, ma sono anche una politica di costruzione del paesaggio, ma fanno advocacy perché costruiscono le identità locali in un quartiere che l'avrebbe perso. E potrei continuare l'elenco perché potremmo agganciare la questione energetica, la questione economica, il turismo. Così va il mondo, così si presenta il mondo. E oggi le tre grandi sfide del nostro tempo, ho detto sfide, le tre grandi sfide del nostro tempo che sono la crisi climatica, la crisi pandemica
che ci ha riportato ai luoghi e la crisi geopolitica che ha ridato significanza alla questione energetica e alla questione dell'autoproduzione alimentare ci riporta ai luoghi, quelli che nella ricerca vengono chiamati i distretti, cioè quella dimensione piccola ma non piccolissima, aggregante ma non comunitaria nel senso più vetero del termine, perché sono comunque comunità aperte, non sono comunità di destino, avremmo detto un tempo, ma sono comunità immaginarie che si costruiscono su nuovi progetti. E allora in questo tipo di contesto noi avremmo bisogno di mettere insieme i progetti non su base tematica, ma su base territoriale, su base locale. E allora l'esercizio non è in contraddizione. Da un lato noi abbiamo uno strumento molto utile, che è questa ricerca che in qualche modo cataloga tutte per temi e fa ordine, quindi consente, come in una libreria tematica, di andare a vedere per lettere alfabetico le questioni che oggi troviamo nel contemporaneo. Ma noi abbiamo bisogno, e su questo Alberto è il punto educativo formativo, di costruire intelligenze connettive, non collettive con la L, connettive, cioè capaci, quando operano nei contesti, di riconnettere la pluralità dei segni, delle semantiche, dei significati, delle capacità di attivazione. E quindi noi in realtà al contempo produciamo uno strumento che distingue, divide, cataloga, ma dovremmo essere gli educatori, i formatori, gli attivatori di intelligenze che non funzionano secondo un ordine, ma funzionano secondo nuove capacità di sintesi. E questa capacità di sintesi io l'ho chiamata negli ultimi libri intelligenza connettiva, che è proprio quella capacità di dare risposte complesse a problemi complessi. Non manca la casa, costruisco gli alloggi popolari, hai fame, costruisco la mensa, ci sono i cambiamenti climatici, faccio la depavimentazione dell'asfalto. No, oggi noi dobbiamo riuscire a tenere insieme nei contesti un approccio economico, sociale, ambientale, culturale e incontrare nei luoghi la sfida di questa complessità. Mi fermo qui, sono stata nei tempi, Alberto, vedi? Bravissimo. Neanche mi devi sgridare. Bravissimo. Grazie. Allora, dopo ti passo il microfono, compreso il cambio di luce. Dunque, il secondo intervento è, non so se si vede lì, comunque, eccolo lì, è di Francesco Zurlo. Io con Francesco ho lavorato, quando dopo un certo periodo ho fatto come modellista, come matematico al DEIB, ho deciso di fare da grande appunto il designer, il sedicente designer dei servizi. E quindi abbiamo avuto integrazioni, interazioni varie, però in questo caso Francesco è anche qui come preside della scuola di design, che gli dà un ruolo su cui poi ci dirà forse qualcosa. E allora, siccome qui viene citate frasi come design strategico, innovazione di progetti, eccetera, eccetera, la domanda un po' facile è: che potenziale innovativo, trasformativo hanno i progetti nella tua ottica e che replicabilità, perché è anche un tema rilevante, hanno i progetti in questione. Ti do un nuovo cappuccio per far vedere che siamo attenti alle... Sì, infatti non serve assolutamente a niente. Buon pomeriggio a tutti. Intanto, ecco, il design strategico è una disciplina che è nata forse una ventina d'anni fa, peraltro nasce sostanzialmente per poter affrontare tematiche ambientali, tematiche legate alla sostenibilità, perché l'approccio strategico è un approccio naturalmente sistemico, quindi tu devi tener conto di diverse scale, diversi attori in gioco, prima di poter operare qualsiasi atto di progetto, no? E quindi io credo che tu l'abbia interpretato in questi termini, nell'analisi che è stata fatta. La questione che secondo me che mi poni è una questione che mette al centro la dimensione del progetto, la dimensione della creatività. Sono sincero, non ho letto tutto quanto il report, lo farò con certezza nei prossimi giorni, però mi è sembrato molto interessante. Mi chiedo quanto e come questa dimensione, che è una dimensione evidentemente di ricerca, abbia anche contemplato una dimensione di progetto, no? Perché
Sai, per chi si occupa di design è sempre un po' difficile riuscire a distinguere il momento della ricerca dal momento della progettualità, no? E poi stiamo parlando di tecnologia. La tecnologia non si dà per sé, no? Cioè, non esiste una mega macchina, no? Ci sono i sociologi francesi che dicono che la tecnologia evolve per conto proprio, ma diamo un indirizzo alla tecnologia, lo diamo noi esseri umani, no? E c'è un atto di progetto potente, molto forte dietro questo indirizzo. E detto questo, il punto di vista del design è un punto di vista, ovviamente, uno direbbe user-centered, no? Cioè centrato sull'utente, quindi partendo dall'utente che poi diventa in qualche modo l'accentratore di tutta una serie di policies, di approccio e quant'altro. Però anche qui c'è tutta una riflessione da fare che non è stata forse affrontata, potrebbe essere affrontata un po' come diceva Elena all'inizio, cioè andare un po' in profondità su che cosa significa essere utente oggi. Il modello che ci stanno trasferendo, specialmente nel mondo anglosassone, è quello di vedere le persone come contenitori di bisogni, contenitori organici di bisogni. E esattamente questo, un utente, cioè dobbiamo vedere, analizzarlo, capire quei bisogni e poi dare delle risposte? Probabilmente no. E una cosa che a me affascina molto è questo tema delle capabilities, che appartiene evidentemente ad un mondo, nasce con Amartya Sen e poi c'è Martha Nussbaum in particolare che ha portato avanti questa dimensione, che sostituisce al termine utente il termine persona. Ecco, il termine persona è un termine bellissimo per come è interpretato da questi signori, perché sostanzialmente individua le persone come portatori di capacità e quindi in qualche modo le definisce, e in particolare quelle più principali sostanzialmente, e ti dice che sei compiutamente persona nel momento in cui tu metti le persone nelle condizioni di esprimere compiutamente queste capacità. Ecco, l'atto del progetto è un framework, secondo me, teorico, perché ci deve essere, che può guidare un tema come quello degli Smart Sustainable Districts. Probabilmente potrebbe essere questo, no? Cioè, io non vedo l'utente come soggetto passivo che fruisce di servizi sul territorio, ma come partecipante attivo. Nel primo capitolo parlate di cittadinanza attiva, di co-design, di partecipazione al progetto e quant'altro. Quindi capire che cosa significa questa dimensione delle capabilities e capire come attraverso degli atti progettuali e attraverso anche la tecnologia posso stimolare queste capacità, mettere in condizioni le persone di poter esprimere queste capacità. Dal punto di vista disciplinare, noi spesso parliamo di servizi collaborativi, no? Cioè il servizio inteso come piattaforma che abilita altri, no? A poter prendere parte di un contesto, di una comunità, di una situazione locale. E io credo che su questo forse bisognerebbe fare una riflessione. Potrebbe essere utile magari in un secondo report inserire anche, come dire, degli scenari progettuali, no? Che vengono fuori dall'analisi. Che cosa potrebbe essere? Perché sono questi scenari progettuali, no? In ottica quasi di backcasting, che ci danno un indirizzo preciso su quello che si può fare. Poi dico due cose e completo il mio... Un minuto e mezzo. C'è un tema importante che è quello delle professionalità future, no? E ti parlo come preside, quindi come educatore. Il problema è che noi abbiamo l'esigenza di costruire delle dimensioni cross e ci stiamo provando, insomma, questo è già un esempio significativo. Il ambassador, questo nuovo... esperienza che stiamo facendo all'interno del Politecnico che ti ho spiegato l'altro giorno, insomma ci si sta provando, però ci si muove all'interno di un sistema molto stretto di vincoli, no? che sono poi i vincoli che ci derivano dal Ministero. E d'altro canto le nostre carriere sono create quando tu sei assolutamente riconoscibile in quanto specialista, esperto di un determinato settore. Si pone un grosso punto interrogativo, ma se dobbiamo affrontare questi temi, che sono temi di complessità, che hanno bisogno di più competenze disciplinari e non siamo in grado di formarci noi stessi su un tema che connette diverse discipline, a proposito di connettività, e altrettanto non riusciamo a formare i nostri studenti, come facciamo? Come affrontiamo questo tema? Cioè, è il tema, credo, no? Su cui dobbiamo
dobbiamo riflettere. E detto questo, un consigli per gli acquisti, perché parlo da designer. Il design è una specie di metadisciplina, no? E si nutre di metacognizione. Cioè, che cosa significa? Tu hai parlato prima di professionalità a ponte. Ecco, il design è una disciplina a ponte. Non ha uno statuto definito, perché si definisce costantemente. Io prima di venire qui ero ad un altro incontro dove si parlava di galassie in espansione. Noi i designer usano sempre queste metafore molto così, quasi da marvelliane, potremmo dire. Queste galassie in espansione sono caratteristiche del design, anche se poi abbiamo bisogno di un centro di gravità per riconoscerci in quanto disciplina, stante le regole attuali. Però, ecco, il ruolo del design, questa dimensione di metacognizione che caratterizza la nostra disciplina, serve a costruire ponti tra discipline, no? Ad essere in qualche modo capace di connettere. Oggi vedevo realizzare un digital twin, significa avere a disposizione 62 competenze diverse, incluso i designer, design di interfacce, i service experience e quant'altro. Chi li connette tutte queste competenze? Grande punto interrogativo. Grazie. Allora, evito la gag del cappuccetto al microfono, tanto ne parlo. Dunque, il terzo intervento è, come comparirà forse, di Mario Calderini. Dunque, io ho lavorato con Mario in un ambiente che per definizione un ambiente crosso, quello dell'Alta Scuola Politecnica. Quindi, oltre che condividere i sigari, abbiamo avuto questa esperienza. Abbiamo avuto questa esperienza interessante, ma io poi seguo anche il suo pensiero. Mario scrive sui giornali, eccetera, quindi seguo il suo pensiero sulle strategie delle decisioni, sul management della sostenibilità, eccetera. E quindi poi è anche consulente, credo in questo momento, del ministro Giovannini o qualcosa del genere. Colà, è consulente a livello ministeriale su quello che potrei chiamare, con un termine forse sporco, ma ci capiamo, di economia sociale, se posso usare questo termine. Allora la domanda per te è: qual è il ruolo del sistema economico, qual è la responsabilità sociale, le B Corp, tutta questa galassia che si muove proprio in termini di supporto alle cose che stanno dicendo, anche a livello locale? Ti do il microfono. Aspetta, uso questo per il cappuccio, grazie. Cerco di rispondere velocemente. Allora, grazie mille. Io mi sono trovato molto a mio agio nel rapporto, la lettura mi è piaciuta molto e secondo me ha dato un buon servizio il rettore a scriverlo nel genere letterario della manualistica. Mi è talmente piaciuto che mi permetto di dire che l'unica cosa che non mi è piaciuta sono le tre singole parole che compongono il titolo. Non il titolo, ma le tre singole parole, perché sono le tre parole che sono state usate strumentalmente per una grande operazione di falso ideologico che è stata la politica dei luoghi negli ultimi anni, che è una politica dei luoghi che non è andata benissimo, neanche quando è stata agita con le politiche che si chiamavano politiche di coesione, che proprio quello dovevano fare. Perché dico questo? Il tratto, noi sui luoghi e sull'intersezione tra economia, modelli di sviluppo e luoghi, come dire, ci siamo mossi in una situazione un po' bipolare in cui dobbiamo trovare una sintesi. La mia personale opinione è che questa è la grande sfida della cultura politecnica per i prossimi 10 anni, la sintesi tra queste due cose bipolari che cito. La prima è la piccola innovazione sociale, che caratterizza un po' alcune cose della piccola innovazione sociale. Cioè, la storia meravigliosa sul serio che ci ha raccontato Ezio Manzini. A un bel giorno deve fare l'esame di maturità, o deve scalare, o deve ingaggiarsi nella partita della contaminazione, nella contaminazione del mainstream, nella contaminazione della pubblica amministrazione. Cioè, a un certo punto il tema della scalabilità bisogna porselo, altrimenti dopo un po' comincia a diventare un esercizio di maniera. E questo è un polo. L'altro polo è la mistica della Silicon Valley sulle politiche dei luoghi. La mistica della Silicon Valley è: raccontiamo a tutto il mondo che se facciamo un parco scientifico, un parco tecnologico in qualunque posto d'Italia, questo luogo rifiorirà meravigliosamente e, questa è la cosa più importante, si creerà talmente tanta ricchezza grazie ai mirabolanti ricercatori di qualunque politecnico, di qualunque università tecnica, che questa ricchezza
non dobbiamo neanche porci il problema di distribuirla con equità, ma zampillerà in maniera abbondante e equa su tutti. Non è successo. Se voi leggete un libro di Dan Bresnes, che si chiama Innovation in Real Places, Rodriguez Pose, Joan Rousset ci stanno dimostrando che quella storia lì, la Silicon Valley replicata nei posti più improbabili, ha creato diseguaglianze in dei luoghi spaventose. Allora, oggi la storia che noi abbiamo è una storia in cui le politiche e i luoghi le abbiamo affrontate o con la piccola innovazione sociale o con la mistica della Silicon Valley. O troviamo una sintesi, oppure noi i luoghi ce li perdiamo. E la grande sfida oggi, ed è per questo che io dico che questa sintesi è la grande sfida della cultura politecnica dei prossimi 20 anni, è perché noi veniamo da una storia in cui abbiamo imparato a insegnare ai nostri studenti, a progettare, a pensare, a fare ricerca in un mondo di risorse abbondanti e vincoli deboli. La vera questione è che stiamo entrando in un mondo di risorse scarse e di vincoli abbondantissimi, e temo che questo ci obbligherà a ripensare radicalmente il paradigma innovativo. E per farlo ho paura che dovremo un po' imparare da chi è nato progettando e pensando in luoghi di risorse scarse. L'emisfero sud del mondo, il terzo settore, l'economia sociale, quello che vuoi. Allora, una grande sfida oggi è provare a fare la sintesi tra questi due, tra queste cose bipolari, pensando che cosa significherà innovare o fare il tecnologo, o fare l'ingegnere, o fare il ricercatore scientifico in un mondo in cui noi non possiamo più attingere a piene mani a che cosa? Alle diseguaglianze e alle risorse del pianeta. Perché noi abbiamo imparato e insegnato a innovare e a fare i tecnologi, a fare ingegneri, attingendo a pienissime mani alle diseguaglianze. Non abbiamo più possibilità di farlo, dobbiamo trovare un modo diverso, e questo temo che sposterà completamente i paradigmi cognitivi. Le politiche dei luoghi dovranno un po' tenere conto di questa cosa e cercare una sintesi tra queste cose. L'economia sociale, e guardate che non è un caso che la Commissione Europea, non so se è uno dei due libri che citavi, in realtà è un rapporto, quando la Commissione Europea ha deciso di definire quali erano i 14 pilastri della rinascita industriale d'Europa, insieme alle biotecnologie, all'ICT, all'automotive, ci ha messo l'economia sociale. Ci ha messo l'economia sociale tecnologica, perché ha capito che in un sistema in cui le dinamiche sociali non possono più essere affidate a politiche puramente redistributive, ma devono essere un po' internalizzate nelle politiche di sviluppo, l'economia sociale è un grande settore di sviluppo. E come l'ha chiamata? L'ha chiamato questo cluster Social and Proximity Economy, che vuol dire esattamente provare a fare politiche di sviluppo, politiche sociali con la stessa moneta, intensive di tecnologia, e di queste fare una politica dei luoghi meno lacerante e meno anche truffaldina di quella che abbiamo fatto. Dico truffaldina perché tu hai fatto riferimento, ma la prima volta che io ho fatto il consigliere del ministro, il primo mestiere che ho fatto durante il governo Monti, siccome l'allora ministro dell'università doveva firmare l'istituzione di 297 distretti tecnologici, mi ha detto: mi fa un piacere, mi guardi quanti distretti tecnologici ci sono in Italia, 16 in Italia. Erano 1490 allora. Che alla fine erano davvero delle truffe, perché erano un parco giochi degli architetti, abbiamo ristrutturato tutte le vecchie filande e manifatture tabacchi d'Italia, ma creazione del valore, dividendo sociale, inclusivo per quelli che stavano lì, zero. Allora, perché Smart Sustainable District? Io dico che sono tre parole magnifiche, ma che purtroppo sono state usate strumentalmente per fare del falso ideologico. La grande sfida che secondo me esce da questo rapporto è: proviamo a riconciliare la mistica della Silicon Valley con la piccola innovazione meravigliosamente raccontata da Manzi. Dunque, il quarto intervento è quello di Donatella Asciuto, come comparirà tra un istante. Dunque, Donatella Asciuto è prorettrice vicaria
ed è delegata a tutta la partita della ricerca. E quindi potrei fermarmi qui, perché tanto basta, come diceva Totò, ho detto tutto. Però in realtà c'è di più, ovviamente. È una esperta, famosissima ricercatrice nell'ambito dell'intelligenza artificiale, nell'ambito di questi elementi di... No, sei stato inserito una volta nelle 100 personalità più rilevanti di questa cosa. Comunque c'è una base di questo genere, insomma, la base, diciamo, dell'ICT e delle derivazioni. Il che mi riporta ai miei vecchi amori di modellista e così via, quindi arrivo subito alla domanda, all'insieme di domande. C'è un capitolo del libro che parla di dati, ovviamente, gestione dei dati, e quindi ti chiedo che cosa queste l'uso dei dati, i sistemi di monitoraggio, di valutazione, anche di aiuto alla decisione, insomma, come entrano in questa dimensione locale e come entrano nella tua visione della vicenda. Grazie. Grazie, è sempre un po' imbarazzante parlare da poi architetti, designer, sociologi, socio-economici, quello che sei, perché se io arrivo terra a terra a parlare di robe ingegneristiche. Ma volevo fare solo prima un commento a te, che hai detto che non siamo abituati a lavorare con risorse scarse e vincoli forti. Devo dirti che gli ultimi 10 anni in cui ho fatto il prorettore ho fatto solo quello, risorse scarse e vincoli forti. Però più o meno ce la siamo cavata comunque, in ogni caso, per cui insomma si impara facilmente, velocemente, e credo che anche le pubbliche amministrazioni sappiano bene come manovrare in questo ambito. Vabbè, parliamo dei dati, quindi parliamo di cose molto più terra a terra, sono chiaramente fondamentali, sono uno dei pillar del documento che viene portato come rappresentazione, e diciamo l'infrastruttura dei dati dell'informatica oggi sono imprescindibili anche per supportare nella definizione delle politiche pubbliche di precisione, perché sono una fonte di informazioni se ben usate. Però appunto il primo punto è che questi, allora, in un mondo ideale uno potrebbe pensare di infrastrutturare la città o il distretto di sensori, quindi avere l'IoT, l'Internet of Things collegata, ma questa cosa è di là da venire, a parte essere costosissima, e comunque non esistono, diciamo, è molto difficile da fare in una città che esiste da tanti anni, cioè è facile farlo nelle città nuove cinesi, è molto complicato farlo nelle città storiche. E quindi, però i dati esistono, perché ognuno di noi è un portatore di dati, basta avere un qualunque oggetto collegato a internet, che sia lo smartwatch o il telefono, e noi generiamo dati, e i dati sono disponibili, e in realtà li regaliamo anche i dati alle varie piattaforme che esistono senza neanche saperlo, quindi volendo uno potrebbe farne un uso consapevole e benefico per la dimensione in cui si trova. Dall'altra parte quindi bisogna tenere in considerazione che quando appunto devo poi monitorare l'uso di questi dati, che siano questi che posso raccogliere dai cittadini, sia quelli che invece si raccolgono dalla città, dalle telecamere di sorveglianza, da comunque dagli strumenti di monitoraggio che esistono, e la prima questione è quella della governance di questi dati. A cascata sono quelli dell'etica, la terza e non ultima è quella della sicurezza. Quindi sono 3 elementi che devono comunque essere considerati, e che anche il rapporto cita in queste sue dimensioni. La città genera una grandissima mole di dati, dai trasporti, la mobilità, i servizi sanitari, gli eventi, la ricettività. Diciamo, nel 2050 il 70% della popolazione mondiale sarà nelle città, e quindi il 70% della produzione dei dati almeno sarà lì. I dati raccolti possono essere utilizzati se si riesce a ridurre i silos, perché anche i dati che vengono raccolti sia dalla pubblica amministrazione sia dai diversi attori che ne fanno un uso, ognuno vede la sua parte, la sua visione, ma non c'è una integrazione di questi dati, non c'è una condivisione di questi dati, se non in alcuni casi in cui si creano gli open data, però sono sempre parziali.
e quindi poi richiedono la necessità di sviluppare delle applicazioni che abbiano che siano in grado di lavorare su questi dati. E questo è legato al fatto che ci sono delle responsabilità settoriali sulle diverse politiche che non consentono, che non vedono l'influenza, l'impatto che hanno sulle altre dimensioni della città. Questo tema potrebbe essere rivisto, intanto chiaramente dal punto di vista informatico non è troppo complicato se c'è la volontà quello di integrare i dati. Spesso e volentieri manca la volontà di farlo perché, come sempre, la proprietà dei dati è comunque una forma di potere e questo rimane un tema indipendente dalla tecnologia. Avendo i dati è possibile fare analisi e utilizzarli in maniera ottimale, anche sfruttando la possibilità oggi che ci sono di una potenza di calcolo a disposizione a basso costo, lo sviluppo appunto di strumenti di decisione, di supporto alle decisioni molto più semplici di quanto non fosse una volta. Chiaramente serve sviluppare delle competenze, avere delle competenze anche a livello di pubblica amministrazione in grado di far quello, che sono competenze sia della parte informatica, chiamiamola così, intelligenza artificiale, supercalcolo, quello che volete, sia poi di applicazione al dominio che può essere quello tutto della gestione della città o delle politiche di gestione di una città, che sono competenze diverse anche soltanto delle componenti singole, l'energia, la mobilità, l'abitare e così via. Dopodiché fondamentale è quello di essere in grado di sapere quali domande porre a questi dati. Perché se poni la domanda sbagliata e usi i dati sbagliati per fare le tue valutazioni, cosa che puoi fare in maniera molto anche inconsapevole, il rischio è che poi hai dei risultati che non sono molto significativi e non sono molto utili soprattutto. Il secondo punto è il risvolto etico, che è fondamentale, perché chiaramente i dati possono essere usati bene o male. Cambridge Analytica è un esempio che tutti conosciamo, ma è solo la punta dell'iceberg, ma esistono moltissimi altri esempi in cui l'utilizzo dei dati porta a discriminare determinate o a creare maggiori disuguaglianze nella popolazione. E soprattutto quando chiaramente i dati sono quelli legati alle persone, all'utilizzo dei dati per prendere delle decisioni sulle persone. È il caso delle assicurazioni, delle offerte di lavoro. Tutti questi temi sono molto influenzati oggi da un utilizzo massiccio di strumenti informatici avanzati, che però sono selettive rispetto a determinate categorie. E questo chiaramente è un tema che va conosciuto, va saputo, cioè perché se lo posso fare coscientemente, poi l'atletica della persona è quella sua, ma lo posso fare in maniera incosciente. E questo poi tengo un po', cerchiamo col gruppo Meta, abbiamo cercato di creare questo tipo di almeno consapevolezza sia negli studenti che nei docenti, che nell'ambito della ricerca e nell'ambito della formazione è necessario tenere in considerazione questo. L'ultimo aspetto è quello molto importante della sicurezza e della protezione dei dati. Anche su questo non è soltanto un tema informatico, ma è un tema organizzativo e di gestione dei dati. Richiede anche qua competenze che sono interdisciplinari. Quindi alla fin fine tutte queste tematiche, anche quando parlo di dati e parlo di qualcosa che è molto informatico, in realtà le implicazioni comportano competenze che non sono solo quelle dei dati, ma richiedono competenze interdisciplinari
che vanno dal design dei servizi al mondo della, diciamo, organizzazione e gestione, ma anche all'urbanistica e alla pianificazione. Dunque, noi siamo perfettamente in tempo, abbiamo addirittura recuperato un quarto d'ora di partenza lenta, per cui farei ancora 5 minuti al volo, un secondo giro, però centrato su un tema preciso, rispondete in un ordine qualsiasi come volete. Il tema è quello dei nuovi profili, delle professionalità che è emerso qua e là. Allora, vi chiedo, quale può essere il ruolo di un Ateneo come il nostro in un processo di questo genere, l'ordine a scelta. Ma in realtà a me resta ancora una questione sollecitata peraltro dagli interventi dei colleghi, che è la questione politica e la questione della strategia e della visione. Cioè, noi possiamo immaginare complice PNRR che precipitino sul territorio nei prossimi 4-5 anni, virtuosissimi frammenti di innovazione qua e là randomici, perché poi lo scenario di allocazione delle risorse sarà proporzionale alla capacità dei territori di attivare le risorse e di attrarre le risorse, quindi sarà a macchia di leopardo. E quindi noi ci troveremo nel 2026 con questa costellazione di interventi più virtuosi, più capaci, che insistono, pioverà sul bagnato, cioè insisteranno più sui territori già capaci che non su quelli da capacitare, perché non abbiamo il tempo di capacitarli. E quindi la domanda che pongo, e che è una domanda politica, non avendo il PNRR una visione, una strategia, perché è mimetico rispetto ai problemi, anche la questione delle disuguaglianze è purtroppo quella che non c'entra, che responsabilità abbiamo sull'esito di questo puzzle? Che prima ancora della formazione della prossima classe dirigente, che ci affrettiamo, come dicevano i colleghi, a formare in corso d'opera, mentre noi saremmo da rieducare tutti quanti, quindi abbiamo questo compito di creare una generazione multitasking, capace di connessione, flessibile, capace di sintesi, che abbia una visione, però noi stessi arranchiamo dietro, alle sfide del cambiamento. E questo rende molto difficile, però noi abbiamo una responsabilità politica, cioè faciliteremo qua e là processi virtuosi, ma la sommatoria di queste azioni ci sfugge. E ovviamente l'intervento di Mario è centratissimo, perché noi non abbiamo paradigmi alle spalle. L'ultima prova di virtù del nostro paese sono stati i distretti industriali di circa 20-30 anni fa, no, forse anche di più, di 55 anni fa, cioè l'ultimo episodio in cui l'Italia è stata capace di unire capitale sociale e capitale territoriale nella forma del distretto, che infatti gli americani venivano a studiarci perché era un unicum in cui c'era dentro la famiglia, la fabbrichetta, l'economia, la capacità di unire sapere tacito e sapere sapiente, ma non siamo più stati capaci di farlo. E allora in questo momento noi abbiamo Milano, e lancio il sasso al panel dopo, si muoverà in questa dialettica che non è soltanto tra il piccolo e virtuoso delle piazze, della tattica, dell'urbanistica, dei giardinetti e grattacieli, perché questa roba qua non è soltanto che abbiamo due modelli in mente e che questi genereranno conflitto sociale, perché noi siamo a un passo dall'avere le persone, le famiglie che avranno magari l'urbanistica tattica sotto casa, ma gli appartamenti che gli costano 20.000 euro al metro quadro. Come teniamo insieme queste cose, no? Allora, la domanda che ributto ai colleghi, e sarebbe bello ritrovarsi, continuare questo dialogo ancora, perché abbiamo una responsabilità civile e politica che ci chiama all'agone, è: noi che cosa abbiamo da dire in più sull'Italia delle disuguaglianze? Come volete. Sì, telegraficamente sono d'accordo con quello che diceva Elena, altrettanto con quello che diceva Mario su questo tema, trovare la giusta via, no? Devo dire che noi come designer siamo più lato Manzini, cioè, perché
Sì, non vorremmo peccare di ingenuità, no? Su questa dimensione, però poi alla fine io penso questo, uno deve dimostrare attraverso le azioni pratiche che cosa è possibile far emergere dal basso, no? C'era Negroponte, il primo architetto peraltro, fondatore dell'MIT Media Lab, diceva Demo or Die, no? Quando affrontava il digitale, no? L'innovazione del digitale. Demo vuol dire dimostriamo, no? Di fare delle cose, poi magari quelle cose possono diventare una buona pratica per poter far operare gli altri. E devo dire che, ad esempio sul caso di Nolo che è stato citato prima, no? Che hai citato tu mi pare, c'è stata una convergenza di azioni, perché il comune si è mosso anche in quel caso. Per quello che ho visto, ad esempio, ha attivato un piano del commercio che evitava la gentrificazione del commercio, per cui tu a un certo punto la creatività che ha fatto esplodere Nolo poi si accompagnava ai KFC, ai McDonald's e quant'altro, perdendo quel commercio di prossimità che diventa il concierge di quartiere, no? E però c'è stata una convergenza, quindi vuol dire che ci sono, no, dei sistemi che possono funzionare. Poi detto questo, sulle competenze, sempre lato design, io sono solito dire che il design è l'attività pratica di un operatore culturale, no? Di un intellettuale, di un operatore culturale. Quindi vuol dire che forse dovremmo rimettere al centro la pratica come dimensione che poi costruisce le competenze, ma partendo dai contesti e dagli stimoli che i contesti ti possono mettere a disposizione. Questo vale ancora di più probabilmente sul processo formativo, no? Cioè, parlo come educatore, come preside, laddove ti trovi di fronte spesso una dimensione della conoscenza che non può che essere acquisito attraverso la pratica. E attraverso la relazione, evidentemente. Quindi forse uno dovrebbe lavorare su questi temi che si spostano su una dimensione di soft skills, probabilmente, più che di conoscenze verticali, no, su determinati aspetti. Vabbè, io sono d'accordo sulla prima parte, se posso non rispondere solo alle competenze, sono d'accordo. Noi però abbiamo delle storie davanti. Prendiamo Uber, Airbnb. Sono due modelli che sono nati col più puro DNA manziniano, adesso tanto per semplificare, cioè fondati su dei concetti di cooperazione, condivisione, reciprocità, gratuità. C'era tutto il DNA perfetto. Queste due robe, quando sono scalate, quando sono entrate nel campo vero, hanno giocato la partita, hanno completamente perso quel DNA. Questo problema qua, secondo me, è una grande scuola come la nostra, se lo deve porre. Dove abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato nella governance, sulla dimensione valoriale, perché se vogliamo giocare la partita, la partita è quella, altrimenti va bene, passiamo tutta la vita a compiacerci, no, questo invece è un prodotto mio, non voglio tirare in mezzo il fantastico Ezio. Con le due ragazze del condominio che portano la spesa al vecchietto, cosa sublime, meravigliosa, però poi la partita si gioca da un'altra parte. Quindi questo sulle competenze, io penso che ci sia una competenza fondamentale, e in questo senso mi permetto di ricordare, visto che hai fatto tu, che l'alta scuola è stato un laboratorio di questo. La competenza che ci serve è far capire ai nostri studenti quanto è complesso il mondo, punto. Una volta capito quello, loro diventano responsabili. Finito. Non è l'approccio evangelico che li fa diventare responsabili e proattivi verso l'impatto sociale o ambientale. L'altro giorno c'era questa impresa che fa consulenza di intelligenza artificiale, ha usato l'intelligenza artificiale per leggere dati del meteo, loro forniscono pasti alle mense, agli ospedali, alle grandi strutture pubbliche, e hanno usato l'intelligenza artificiale per trovare il modo, leggendo i dati del traffico, del tempo, di non so che diavolerie, e hanno previsto all'unità il numero di ricoveri, e quindi non hanno sprecato neanche un pasto, cosa naturalmente che
i cantori dell'economia circolare celebrerebbero come un successo straordinario. Il giorno dopo c'erano tutte le organizzazioni del terzo settore davanti a questa cosa che protestavano perché loro con gli scarti sfamavano mezza Milano. L'uscita dall'inefficienza e l'entrata nell'efficienza è una roba complessa, e o tu sai quanto è complesso il mondo o non ce la fai. Quindi io ho l'impressione, e la stessa cosa, l'uso della tecnologia nelle assicurazioni, per esempio, la profilazione estrema dell'utente, meraviglioso, purtroppo distrugge il concetto di mutualismo su cui si basa il business assicurativo e il valore sociale dell'assicurazione. Allora, credo che qui nessuno possa essere accusato di luddismo, di antitecnologia, però ricordarsi che chi ha inventato la barca ha inventato il naufragio è sempre una bella cosa, perché allora gestisci la celebri, la gestisci la tecnologia in tutta la sua rotondità. E quando dico, appunto, io sono assolutamente convinto che qui abbiamo lavorato altro che risorse scarse da quel punto di vista, ma il modo in cui lo dico è: noi abbiamo lavorato in risorse abbondanti perché abbiamo attinto a piene mani alle diseguaglianze, e questa cosa qui, secondo me, non ce la possiamo più permettere da questo punto di vista. Quindi, secondo me, la competenza è insegnare ai nostri ragazzi. Io ho l'impressione, ma magari mi sbaglio, Donatella lo sa di sicuro molto meglio di me, ho l'impressione che sia più un problema delle ingegnerie che dell'architettura e del design, questa roba qua, di insegnare ai nostri ragazzi quanto è complesso il mondo. Però, anche se... La scuola politecnica è project based. Sì. Questo è interessante, no? Perché proprio questa dimensione della pratica, cioè, vi faccio incontrare sulla soluzione di... Sì, assolutamente sì. Tra l'altro, sulla soluzione, secondo me, ci sarebbe un ragionamento, di nuovo, secondo me, di pura cultura politecnica, che è quella roba che qualcuno chiama lo userism. Se è proprio giusto chiedere all'utente il bisogno, perché forse dovremmo chiederla alle comunità, perché questa roba di chiederla all'utente è una dimensione di un egoismo è per questo la persona è un'altra storia, ma questo ci porta lontani. Sullo userim sono molto d'accordo, anche perché ogni persona è diversa, per cui la diversità non puoi chiedere a uno di rappresentare il bisogno di tutti, per cui su questo va bene. No, io sulle competenze penso che è vero che nell'ingegneria c'è molta più necessità di andare verso una dimensione più interdisciplinare che manca. Io spero che anche i vincoli ministeriali aiutino in questo senso, perché oggi abbiamo anche determinate necessità che sono vincoli che ci vengono posti e che non ci lasciano fare, alcune cose che non facciamo, su questo non c'è dubbio, ma non ci lasciano fare tutto quello che potremmo fare se volessimo veramente personalizzare e mettere insieme competenze diverse. Così come nell'ambito del dottorato, cioè, io ieri ho incontrato questa dottoranda dell'MIT, lei studia storia, intelligenza artificiale e antropologia. Infatti, cioè, da noi non sarebbe possibile fare un dottorando, oltretutto gestita da, diciamo, il suo advisor un professore di fisica, quindi, cioè, non c'è il concetto del settore disciplinare, o che se tu sei il fisico non puoi invadere il campo del tuo vicino. Qui succede il cataclisma se un architetto entra nell'ingegneria, o un ingegnere si inventa architetto, no? Esatto, quindi abbiamo anche mea culpa da fare, che non è soltanto un vincolo altrove, è un vincolo anche nostro, che abbiamo i nostri steccati. Quindi benissimo decidere, ci sono delle competenze di base che bisogna dare, che è quella che lo studente deve imparare ad imparare, alcune nozioni di base le devi insegnare, ma poi il resto lo potrà fare da solo. Nell'informatica è obbligatorio, perché quello che si insegnava 30 anni fa, oggi, diciamo, alcuni concetti di base sì, ma poi tutto il resto te lo sei dovuto imparare dopo, man mano che le cose vanno avanti. Quindi questo è la prima cosa. Dopodiché la dimensione di mettere insieme le competenze, di saper lavorare con competenze diverse, di sapersi parlare e capire su competenze diverse, perché c'è anche un problema di linguaggi, è fondamentale,
ed è qualcosa su cui dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo cominciato col programma Ambassador, cercheremo di fare altri di trovare altri strumenti che invoglino e che facciano sì che questo avvenga in maniera quasi obbligatoria, però appunto è qualcosa che dobbiamo fare nel futuro. Grazie a tutti voi quattro. Adesso cambiamo la seconda tavola rotonda. Grazie intanto a Elena, Donatella, Mario e Francesco. Io cedo il microfono a Giuliana e chiedo, io adesso cambio, faccio io la valletta e faccio invece a te lascio. Sì. Allora, adesso siamo al giro della parte politica a cui faceva riferimento Elena Granata prima e amministrativa, quindi Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Brescia e Città Metropolitana. Ah, come vuoi. Vado un po' a caso. Dove sta mettendo, credo, Alberto. Ah, peraltro lei ha... Sì, allora direi che cominciamo, comunque ci possiamo prendere, sono le 6:15, i 3/4 d'ora che avevamo previsto e saremo più rapidi nelle conclusioni, direi. E la dottoressa Samurri sostituisce il vice segretario generale di Regione Lombardia, Pier Attilio Superti, unità organizzativa, attuazione del programma del Presidente. E diciamo il nodo per Regione, per cominciare, è... in che modo un ente sovralocale può intervenire per supportare lo sviluppo degli oggetti di cui abbiamo detto, anche forse riprendendo alcuni spunti che arrivavano dalla tavola rotonda precedente rispetto alla capacità di allocare queste risorse che arrivano in modo equo oppure solo a seconda di chi è già attrezzato e quindi poi facendo piovere nuovamente sul bagnato. A lei. Sì, è chiaro che appunto l'ente sovralocale ha lo stesso problema dello Stato su una scala più piccola, no? Quindi quello che spesso le regioni rimproverano allo Stato poi rischiano di farlo anche loro a livello locale, cambia solo la scala. Dunque, la regione ha due responsabilità grosse: uno, che può fare le leggi. E quindi può fare delle leggi regionali e questo significa che non è solo un attuatore, ma ha la possibilità di incidere sui comportamenti degli altri enti locali, ma anche dei soggetti privati, di tutti coloro che vogliono operare sul territorio. Quindi questa è una grossa responsabilità. Sui temi di cui noi abbiamo parlato oggi, Regione Lombardia ha legiferato tanto, ha legiferato in materia di rigenerazione urbana, ha fatto una riforma del sistema sanitario che punta molto sulla sanità territoriale, è stata anche citata in precedenza, ma anche le stesse norme in materia di politiche culturali, per esempio in materia di turismo, ci portano a questi ragionamenti, cioè allo sviluppo di progetti locali integrati che tengano all'interno una serie di elementi che non sono solo elementi riferiti alla politica di settore, non sono solo elementi sanitari o elementi culturali. Si sta andando verso appunto la produzione, la richiesta al territorio, che è ancora diversa dalla produzione, è un passo ancora prima, la richiesta al territorio di ragionare appunto in termini molto trasversali, quindi creare delle politiche che inducano l'attrattività, producano attrattività del territorio, partendo da un driver che può essere appunto culturale o turistico o semplicemente di sviluppo territoriale urbanistico, ma poi coinvolgendo tanti altri fattori. E questo mette in gioco due limiti, diciamo. Da una parte il limite della pubblica amministrazione che governa, perché ovviamente per dare degli indirizzi e delle linee guida serve capire, comprendere, sapere.
e quindi avere una competenza nel momento in cui si richiede al territorio un certo tipo di sforzo. Dall'altra parte assistiamo anche a una grossa difficoltà degli enti locali che hanno una capacità di progettazione che ha dei limiti nel numero e nella qualità delle persone di cui dispongono. Questo può non essere un problema per un grande comune come Milano, ovviamente, ma come i capoluoghi, ecco, però è chiaro, la regione Lombardia ha più di 1500 comuni, tantissimi sono piccolissimi comuni, e quando chiediamo loro di progettare in quest'ottica, in un'ottica trasversale, in un'ottica sovracomunale, quindi in un'ottica di area un pochino più vasta, chiediamo loro un grosso sforzo. Da questo la necessità che noi abbiamo rilevato e cui abbiamo cercato di dare una risposta, di supportare la creazione di centri di competenza all'interno dei comuni, proprio perché questo limite altrimenti vanifica qualunque tipo di politica trasversale. Quindi la regione come ente di governo ha secondo me questo doppio ruolo: da una parte creare leggi, dall'altra indurre processi di sviluppo omnicomprensivi, però dall'altra anche di supportare il territorio su questo, perché occorre essere fortemente attrezzati. Cioè un cambio di pensiero, di paradigma, un cambio di modo di governare che non è facilissimo. Al di là, al netto della pandemia e della crisi economica, non è facilissimo a prescindere, già da prima, insomma. Per cui mi fermerei qui, poi torniamo sul secondo giro. Grazie intanto. Sfida complessa. Magari poi ci torniamo sulla scala successiva della città metropolitana, ma adesso pensavo di dare prima la parola ai due comuni presenti, l'assessore Pierfrancesco Maran alla casa e al piano quartieri oggi, con una lunga storia sul comune di Milano, reduce dalla pubblicazione di un libro che parla un po' anche dei temi di cui stiamo discutendo oggi, e l'assessore Michela Tiboni del comune di Brescia all'urbanistica, ma che si occupa anche di tutte le partite della transizione climatica e della strategia su questo tema che il comune sta mettendo in campo. Cambiamo genere, passiamo prima a Maran e poi a Michela Tiboni. Abbiamo sparigliato in positivo grazie al cambio su Regione Lombardia. Intanto è tutto il giorno che faccio convegni in cui sono l'unico uomo sul palco. È una... Eh? Prima no. Mi sono imposto di non partecipare più a panel dove sono l'unico uomo, e questo ha creato una reazione eccessiva da parte dei proponenti. Allora, io credo che da un lato noi dobbiamo avere una visione degli obiettivi futuri e anche però un sano realismo sul fatto che la complessità ci insegna che i problemi sono talmente tanti che anche un sano tentativo di schivare i maggiori che hai davanti non è una strategia così da scattare, no? E lo dico ad ogni livello, no? Qui siamo al Politecnico, che è l'eccellenza italiana su questi temi. Credo che se limitassimo l'analisi ai vostri piani di sviluppo, anche voi individuate una marea di situazioni in cui, guardando solo le decisioni degli ultimi 24-48 mesi, avreste potuto agire diversamente, meglio, di più, altrove. Eppure avete un quadro di competenze che, per esempio, noi come enti locali non possiamo avere, per banale motivo che sono 15 anni che ci impediscono di assumere persone, e quindi, ad esempio, se guardo l'esperienza mia dell'urbanistica o la casa, siamo pieni di laureati del Politecnico, tutti negli anni 80 e 90, cioè abbiamo un paio di nuovo millennio, però quindi, quando diceva prima Elena, la generazione futura, noi basterebbe quella che avete educato abbastanza recentemente, non li conosciamo, no? C'è un tema di aggiornamento delle competenze del settore pubblico che è importante. Io, per esempio, sul PNRR speriamo che con quei soldi si facciano delle cose buone. La cosa più importante sarebbe che dessi un metodo e un'agilità per utilizzare meglio le risorse future che arriveranno. Guardate che
la prima ondata di opere e iniziative che sono state finanziate dal piano sono progetti che tutti i comuni avevano nei cassetti da 15, 20, 25 anni. E sapete bene che se stava nel cassetto da 15, 20 anni non è perché non c'erano i soldi, è perché non era un'idea così centrale nello sviluppo del territorio, no? Però cosa devi fare nel momento in cui ti dicono che devi proporre un progetto per cui hai il preliminare già approvato? Io vado a vedere quello, un paio che abbiamo mandato lì e l'aveva fatti la Moratti, non, che devi fare? È così, no? Quindi questo tema c'è e come. Se guardiamo sul nostro territorio, io credo che oggi noi indubbiamente abbiamo una sfida che abbiamo chiara da parecchio tempo, no? Che è quella di natura ambientale. Viviamo nell'area più inquinata d'Europa, ci sono dei miglioramenti, non sono particolarmente veloci, non sono veloci come servirebbero. Per mille problemi non si riesce a individuare la scala di intervento giusto, ci sono sicuramente delle questioni orografiche sul PM10, però insomma c'è un miglioramento che è indubbiamente inferiore alle attese. Secondo passaggio, però, abbiamo cambiato l'orizzonte dei problemi negli ultimi 15 anni. 15 anni fa avevamo tutti la questione di riportare Milano al centro dell'agenda europea. Ci sentivamo una città non interessante, in declino magari no, scarsamente attrattiva rispetto ai giovani, sono anche i dati vostri, quanti studenti del Politecnico 15 anni fa venivano da fuori Lombardia, da fuori Italia, da paesi che riteniamo interessanti come attrazione. 15 anni in cui abbiamo cambiato questi quadri, abbiamo messo Milano nella mappa delle città europee che contano. Oggi abbiamo, se io devo individuare il problema principale, è quello successivo, cioè siccome è impossibile avere un equilibrio, prima eri troppo poco, adesso stai diventando troppo. E quindi c'è un tema di costo della vita, di fatica dell'abitare, connesso al fatto che la pandemia ha accelerato un cambio di valutazioni da parte dei cittadini sulle priorità, no? Prima vivere in 40 metri quadri per una famiglia di due persone poteva essere, c'è tanto vivevi fuori, la pandemia ti ha ricordato che c'erano altre priorità, eccetera, eccetera, sono cose, non voglio andare, tanto le conoscete molto meglio di me, no? E questo cambia problematiche, noi non siamo preparati ad oggi per affrontare questo problema come comunità, intanto perché è un conflitto sociale. Prendiamo il tema della casa, ci sono vincitori e vinti, e i vincitori e vinti non sono il capitale versus il popolo, ma sono cittadini versus altri cittadini. Quello che vende la casa al 30% in più del valore di 3 anni fa è quello che l'ha ereditato dalla nonna, non è il grande proprietario fondiario, no? E quindi ti trovi su questa dinamica. Prima veniva citato il caso di Airbnb, no? Che tra l'altro, ricordiamocelo, è stata fondata non 50 anni fa, 15 anni fa. C'è un tema di che rapidità hanno le istituzioni a dare risposta a opportunità e problemi, no? Perché è bene che non ci sia una normativa iniziale, cioè con una normativa iniziale non sarebbe nato Airbnb, non sarebbe nato a Milano abbiamo fatto il car sharing grazie al fatto che non c'era una legge nazionale, se non ci sarebbe stata. Però se dopo non vai a regolarlo è complicato. Ad esempio, noi pensiamo di affrontare il tema della casa attraverso l'edificazione di nuove case, no? PGT, dici, cosa fai? Regoliamo se il nuovo è edilizia libera, housing sociale. È una logica che è finita negli anni 70, no? Cioè quando abbiamo deciso di ridurre, noi abbiamo gestito l'incremento degli abitanti fino agli anni 70 con il fatto che si poteva edificare il parco agricolo sud, e quindi abbiamo invaso aree agricole in maniera ingente. Da quando abbiamo deciso che bisogna andare verso il consumo di suolo zero, poi uno può dire lo fai esatto, non lo fai esatto, di fatto non stiamo più consumando quantità rilevanti di suolo, gli ultimi dati proprio del Politecnico dicono anzi che lo stiamo restituendo, ci siamo tolti l'unica vera leva pubblica che avevamo per rispondere al tema abitativo. Ci resta la rigenerazione, ci resta il mercato privato che però sta schizzando alle stelle, e un auspicio irragionevole che è dobbiamo fare più case nuove a prezzi accessibili. A Milano, quando va bene, facciamo 3.000-3.500 case nuove l'anno, di cui 1.300-1.500 in edilizia convenzionata. Percentualmente è un dato fantastico, 1.500 su 3.500, il 40%, ditemi dove si firma. Il problema è che l'anno scorso ci sono state 45.000 transazioni immobiliari.
Quindi anche se uno dicesse che ce ne freghiamo delle norme ambientali, anziché 3.500 ne facciamo 7.000, non cambia nulla rispetto a un tipo di mercato immobiliare, no? Allora, che leve hai per cercare di evitare che vi sia una sostituzione di abitanti? Questo è un tema. 1.500 case a prezzi convenzionati, in 5 anni pensiamo di riuscire a farne 8.000, mentre noi facciamo questo lavoro di infrastruttura gigantesca, il software ha fatto sì che 16.000 appartamenti siano caricati sulla piattaforma di Airbnb e quindi tolti a studenti e a famiglie e si è messi a disposizione di turisti, che è fantastico che vengono qui, però magari se vanno in albergo in questo momento è meglio. E che fai su questo? Ma soprattutto, prima di dire cosa fai, io quando ho sollevato il problema appena prima della pandemia, tra l'altro 2 settimane prima della pandemia, effettivamente l'abbiamo risolto, perché poi la pandemia ha ammazzato Airbnb per 2 anni, io non avevo un'idea di una soluzione meno draconiana, sinceramente. Però quando l'ho sollevata, intanto essendo 16.000 famiglie che vivono, spesso guadagnano da questo più che col loro lavoro, non erano tutti contenti, non dimentichiamoci di quel conflitto sociale che esiste. Ma dall'altra, se lo volessimo regolare, chi lo regola? Noi non abbiamo una lentezza di reazione a cambiamenti inattesi che non avevamo regolato precedentemente. Per esempio Uber è stato abbastanza facile ucciderlo, la norma sugli NCC ti diceva che non potevi farlo prima, al punto che infatti paghiamo i taxi più cari d'Europa perché la norma era così forte che nessuno la modifica. Allora noi abbiamo un tema di agilità decisionale rispetto a problemi nuovi su cui siamo tutti in grave difficoltà, laddove è già normato o laddove non si capisce chi può normare le cose. Questo è un problema che abbiamo. Secondo, stiamo cercando di passare da una società più competitiva a una più equilibrata, ma non ne siamo mai del tutto convinti. Adesso faccio una domanda provocatoria. Siccome Città Studi gli affitti sono saliti del 30%, uno potrebbe dire perché il Politecnico e la Statale non riducono il numero di studenti fuori sede i prossimi 10 anni e si provano a occupare di studenti che abitano già e hanno potrebbero iscriversi all'università avendo dei costi di base più bassi, tra l'altro rispetto alle diseguaglianze non credo che attirate i figli del popolo della Calabria e della Puglia, attirate chi ha gli strumenti materiali per potersi trasferire qui e studiare principalmente, no? Però crediamo anche che sarebbe sbagliato limitare il diritto allo studio e quindi proviamo a fare delle azioni calmieranti come il piano lodevole che avete di incremento delle residenze universitarie e quello che tentiamo di fare noi, che comunque è insufficiente di fronte al fatto che ogni anno le stanze costano 100 euro al mese in più di prima. Allora, noi viviamo un sistema di contraddizioni a riguardo che dobbiamo conoscere, che sappiamo qual è e su cui dobbiamo provare a riorientare le cose. Negli ultimi 10 anni abbiamo provato a lavorare su attrattività internazionale e sulla sfida della sostenibilità ambientale, oggi dobbiamo un pochino spostare l'asticella verso la sostenibilità sociale, altrimenti rischiamo di invecchiare, perché significa non tanto respingere i giovani che spesso appunto vengono qua grazie al fatto che paga qualcun altro, ma impedirgli di rimanere nella fase successiva della vita, mentre invece questa è oggi, io credo, la priorità che dobbiamo affrontare. Negli ultimi 10 anni siamo passati da 1.300.000 a 1.400.000 abitanti, 500.000 sono arrivati e 400.000 se ne sono andati. Buona parte di questi, siccome è stata una prima ondata migratoria forte da allora, dagli anni 70, hanno tra i 25 e i 40 anni oggi e dobbiamo permettergli di rimanere qui, di non dover per forza andare altrove. Questa è la sfida che io sento più forte nel gestire questa complessità tra tecnologia, innovazione e sfida sociale della città. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per l'opportunità di essere qui con voi oggi. Mi scuso fin da subito perché parlando nei giorni scorsi con Giuliana e Alberto avevo assicurato che avrei fatto i compiti per rimanere nei tempi, ma gli stimoli che oggi chi è intervenuto prima di me mi ha dato davvero rendono questa sfida a rimanere diciamo così dentro
dentro un percorso di riflessione, una sfida davvero grande. Volevo spendere due parole rispetto al tema, ecco, dell'incontro di oggi, il vostro prodotto, diciamo il vostro libro bianco, che in maniera così generosa mettete a disposizione delle amministrazioni. Credo che sia davvero uno strumento particolarmente prezioso nella misura in cui appunto attraverso degli esempi concreti può stimolare le amministrazioni locali a costruire una progettualità. Peraltro abbiamo avuto due occasioni noi a Brescia per lavorare in questo senso, una quella che ci ha offerto Regione Lombardia con il bando strategia di sviluppo urbano sostenibile, quello a valere sui fondi FESR e FSE, dove appunto peraltro proprio con il supporto di Polimi, quindi con il gruppo di Gabriele Pasqui, abbiamo avuto in corso proprio di stesura anche della stessa strategia un supporto ad individuare, diciamo, alcune possibili buone pratiche alle quali guardare per costruire la nostra strategia. E infatti abbiamo poi costruito un progetto che si chiama la Scuola, il centro del futuro, che la regione ha ritenuto meritevole, insomma, ecco, di selezione, e sulla quale adesso stiamo lavorando appunto per passare dalla strategia alla fase, diciamo così, progettuale vera e propria. Ed è un progetto costruito proprio in quest'ottica, cioè un progetto in cui c'è sì un intervento bandiera, ci sarà il progetto di una nuova scuola cercherà di essere di mettere insieme la dimensione innovativa, l'essere hub di riferimento per il quartiere, quindi non solo un polo scolastico tradizionale, ecco, ma qualcosa in più, ma poi tutta una serie anche di azioni immateriali che verranno realizzate anche sui quartieri di un intero, diciamo, ambito ampio del territorio comunale. Un approccio analogo lo abbiamo portato avanti nella costruzione di un altro progetto, anche qui un'altra opportunità fornita da Fondazione Cariplo, in questo caso con il bando Strategia Clima, con il quale abbiamo appunto costruito questo progetto, un filo naturale si chiama, che diciamo attraverso 30 azioni pilota va a lavorare sul tema della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Peraltro in entrambi i progetti quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di sotto la regia diciamo dell'area della pianificazione, in realtà coinvolgere i diversi assessorati e le diverse aree, per cui per esempio evidentemente nel caso del progetto Un Filo Naturale è centrale la collaborazione con tutta l'area dell'ambiente, verde, parchi, ma anche della mobilità, per esempio, ma anche tutto il tema culturale, quindi c'è la dimensione culturale partecipativa che è dirimente nell'affrontare questo tipo di tematiche, e analogamente per quanto riguarda, ecco, il progetto che vede, diciamo, che guarda la scuola del futuro, perché c'è anche tutta la dimensione sociale oltre che quella educativa, ambientale e quant'altro. Però mi permetto di dire che se come Comune di Brescia siamo riusciti nel 2019-2020 a lavorare a questa progettualità, è stato possibile perché in realtà abbiamo alle spalle una attività, ho iniziato di fatto quest'anno il mio 10° anno di assessorato e vedo la luce in fondo al tunnel, però dico di fatto abbiamo avuto questi 10 anni che ci hanno permesso da un lato di renderci conto
del fatto che guardare alla città 10 anni fa è tutt'altra cosa rispetto a guardare alla città oggi. Ma abbiamo potuto costruire un piano di governo del territorio, come diceva l'assessore Maran, lavorando sulle sfide di allora, che erano quelle del contenimento del consumo di suolo, della costruzione di una cintura verde attorno alla città. Però è stato fondamentale avere un documento strategico che fissasse la linea, che desse, diciamo così, la strategia. Poi è chiaro che ci ha aiutato la continuità amministrativa, quello è innegabile, quindi aver di fronte, cioè poter passare dalla fase della pianificazione del governo del territorio al mettere a terra dei progetti di rigenerazione col bando periferie, con quelli adesso appunto più recenti che citavo. Però ecco, però è fondamentale secondo me avere una visione. Il bando di Fondazione Cariplo adesso ci ha fatto fare ulteriormente il salto, nella misura in cui ci ha richiesto di dotarci di una strategia di transizione climatica, ma stiamo ancora parlando quindi di una visione all'interno poi della quale si vadano a collocare anche le singole e le specifiche azioni, perché sono fondamentali per far capire ai cittadini che cosa vuol dire adattamento, mitigazione. Non glielo puoi spiegare solo attraverso la strategia, glielo devi calare a terra attraverso dei progetti concreti. Però all'amministrazione, al decisore serve avere secondo me il piano, per cui e qui esce la Michela Tiboni, professore di tecnica urbanistica, che difende a spada tratta il piano. Si incrociano competenze fra quelle amministrative, politiche e quelle tecniche universitarie. A questo punto la parola a Michela Palestra, prima di tutto nella veste di vice sindaca della città metropolitana, quindi di nuovo di un organismo di sistema che tiene insieme tanti enti territoriali e che può forse avere una funzione di coordinamento e di regia tra le realtà e i comuni più piccoli che ne fanno parte, senza dimenticare il cappello di sindaco di un comune di una dimensione un po' inferiore rispetto a quella di cui abbiamo parlato fin qui, il comune di Arese, e anche presidente del Parco Agricolo Sud tempo fa, ok, di quello di cui però diceva Maran, che è stato progressivamente eroso. Mi sembra un'interessante chiusura da tutte queste diverse prospettive. Ci proviamo, il tema è che gli stimoli sono davvero tantissimi, quindi provo in ordine sparso a seguire un po' alcune sollecitazioni. Prima di tutto ci tenevo a fare un passaggio, perché quando si parla di responsabilità, di dimensione di responsabilità politica, è stato citato prima nel panel precedente, io devo dire che uno stimolo come questo, come quello del Libro Bianco, chiama alla corresponsabilità. E questo è un elemento centrale, no? Nel momento in cui spesso la politica, un po' a tutti i livelli, sia parte amministrativa che parte tecnica, è visto come l'unico elemento di decisione e che governa i processi, io mi sento di dire che la messa a disposizione di un lavoro come quello fatto, che parte da un'analisi, indirizza a il dato di realtà, stimola, cercando di introdurre e obbligare anche le pubbliche amministrazioni in qualche modo a un metodo, è davvero un cambio di messa a disposizione fondamentale. E qua avvio il mio ringraziamento, non perché le pubbliche amministrazioni abbiano bisogno di qualcuno che insegni un metodo, non voglio passare questo messaggio perché non è questo, ma perché in un momento come quello che stiamo vivendo, la contrazione dei tempi, la fatica delle risorse messe a disposizione, a vario livello abbiamo sofferto in tutti gli enti una contrazione del personale e quindi della qualità della professionalità altissima, che
ci chiama, soprattutto in questo momento dove la sfida del PNRR è una sfida dentro a anche parametri molto rigidi, ve l'ha detto il rettore all'inizio, noi non possiamo continuare a raccontarci che alcune cose possono essere cambiate. Dobbiamo lavorare in quel contesto e se l'obiettivo collettivo condiviso di tutti è riuscire a ottenere il massimo di quello che è possibile, quindi spendere una dimensione di soldi pari a quella possibile, questa è una chiamata di responsabilità collettiva. E quindi iniziamo a smarcarci, ognuno di noi, dal puntare il dito verso altri e prenderci il nostro pezzo di responsabilità. E vengo alla dimensione metropolitana, che è una dimensione molto diversa da quella regionale e anche una dimensione diversa da quella del governo locale dei comuni. Rimane però centrale la visione strategica. Mi riprendo questo elemento perché oltre a una difficoltà dei vari livelli, mettere a terra livelli di progettualità differenti, c'è un tema che attiene molto spesso a livelli di governo di riuscire a introdurre una visione, qua l'avete chiamata di distretto, però magari non di area vasta, inteso come l'interezza della città metropolitana, ma la capacità di lavorare a progettualità che siano di sistema e che possano restituire quel valore aggiunto sociale, culturale, attraverso anche un'azione che poi viene identificata in azioni specifiche su interventi, su edifici, su scuola, su strade e su tutto quello che può essere oggi un punto facile di atterraggio. Sono contenta che l'abbia detto Pierre, che c'è il problema che i cassetti vengano aperti e non si riesca a attualizzare quel messaggio. E allora io lo condivido molto, questo è un rischio molto reale. Però allora nella chiamata di responsabilità politica ci si mette in gioco come istituzione di area vasta e si prova nel momento in cui siamo chiamati a gestire direttamente queste risorse, questo è successo nel primo bando dei piani integrati ma è successo anche col piano periferie per quello che riguarda le città metropolitane, si interviene dove è possibile nel cercare di armonizzare quello che è una progettualità spesso avanzata ma che comunque ha necessità banalmente anche un adattamento normativo spesso di essere ripresa in mano con una base forte e provare a contestualizzarla e a riportarla a quegli obiettivi che non sono solo obiettivi di intervento sui contenitori, ogni tanto li definisco così, ma su quello che è il contenuto che può andare a riempire questi contenitori e su quello che è l'effetto che comunque siamo chiamati a misurare, non solo nel PNRR, ma in generale in tutte le linee di finanziamento europeo, non solo, tradotto in un beneficio, in una capacità di rete, di restituzione di valore aggiunto sociale o culturale, da cui cambia che cosa? Cambia la qualità dell'abitare, la qualità dello stare sul territorio, la qualità del percepire di vivere il luogo che abitiamo, frequentiamo o che amministriamo. Ecco, la complessità è stata citata più volte, è proprio questa, no? E allora io, tornando a casa qua nel mio luogo di formazione, dico che è importantissimo il tema anche dell'interdisciplinarità, nella capacità di ascolto, nella capacità di mettersi in rete e il ruolo di enti di livello sovracomunale o di soggetti come quelli che l'università diventa fondamentale nell'inserirsi in un contesto, in una relazione poi con il territorio, con gli amministratori che orientino. Prima si faceva riferimento anche a un tema centrale, l'analisi del bisogno, di quanto noi rischiamo di essere distante nel rispondere a questa analisi al bisogno. Tutto quello che riusciamo a far atterrare, e spesso credetemi, nelle pubbliche amministrazioni c'è anche un cambio di passo di una visione, anche grazie agli strumenti di pianificazione strategica che è già avvenuto, che mette a disposizione un sacco di dati, che però deve anche qua riuscire a interpretare quelli che sono obblighi di rispondere a atti, piani, che devono riuscire a trasformarsi in opportunità e non solo in obblighi.
Faccio un esempio per quello che riguarda la necessità di tenere il punto sulla visione strategica della politica a qualsiasi livello. Con il bando dei piani integrati che è stato rivolto alle amministrazioni delle città metropolitane che si è chiuso all'inizio dell'anno, la scelta che abbiamo fatto come amministrazione è non solo di chiedere ai comuni di cosa ritenevano potesse essere un investimento importante per i propri territori, ma abbiamo tenuto fissi due assi: lavorare su un cambio della mobilità, quindi la ciclabilità, con un cambio culturale, su un tema anche a volte delicato, e da questo punto di vista anche Milano e la storia del lavoro che sta facendo sulla mobilità ciclabile ce lo racconta, e dall'altra intervenire su quelli che sono gli effetti, l'eccessiva urbanizzazione che non ha tenuto conto della permeabilità del suolo, che quindi ha reso la qualità del nostro suolo in molti luoghi pessima, deteriorata, e questo si traduce, attenzione, non solo in un tema ambientale, ma in un tema di salute. Ci tengo sempre a un po' richiamare i temi, sempre con un filo che si lega, perché anche qua le cose sono legate, ambiente legato a salute, la qualità di vita è tutto un elemento centrale, intervenendo quindi su quelle che sono delle situazioni, sono dei punti critici già evidenziati attraverso gli studi per obbligo sull'invarianza idraulica fatta dai comuni, quindi con dati già evidenti, già da cui partire. Cercando di impostare cosa? Un lavoro che prende forza, spunto e solidità anche nella capacità poi di raccontare il beneficio reale, anche a distanza, monitorarlo, misurarlo, dimostrarlo, e mettendo quindi a valore quelli che sono gli strumenti anche per norma e per legge che anche le singole amministrazioni e i singoli comuni avevano a disposizione. Quindi in un mix che tiene forte la visione strategica, tiene un dialogo costante forte col territorio nel cercare di dare uno strumento quando da sole le pubbliche amministrazioni, soprattutto dei comuni più piccoli, magari non riescono a centrare un obiettivo che vuol dire risorse, vuol dire interventi sul territorio, che a volte davvero possono cambiare il volto di alcuni comuni, e cercarlo però di farlo in un contesto che non vada solo a determinare opportunità, quindi cercare di fare le cose più possibili, nella quantità più possibile, nell'intercettare più risorse possibili, ma si traducono in un effetto reale di beneficio, esercitando quindi quel ruolo complicato, delicato di un ente sovralocale che però indirizza anche in un dialogo di sistema nelle amministrazioni, fra amministrazioni, e tenendo saldi quelli che poi sono degli indirizzi strategici. Quindi un po' in questa composizione di azioni chiare, forti, e nell'anche guardare quelli che sono degli esempi virtuosi, di progetti riusciti, è stato detto anche all'inizio, no? Questo elemento restituisce fiducia nel poterlo fare, da un metodo, da una guida, e quindi apre la strada agli altri. Mettere insieme queste opportunità diventa davvero una, come dire, una catena di responsabilità a diversi livelli che devono continuare, ma io credo che da questo punto di vista, su questa sfida, stiamo riuscendo, pur nelle difficoltà, a dialogare su diversi livelli. Perché faccio un esempio anche un po' rispetto a quello che è la dimensione della Milano e la Ciambella, come avviene in alcuni momenti, prima c'era anche un po' questo tema che viene evocato. È chiaro che Milano determina nell'area della scala metropolitana delle opportunità, ma queste devono essere una spinta centrifuga verso l'esterno di opportunità e anche di possibilità di dialogo con la città capoluogo. Nel bando dei piani integrati, Milano, pur avendo un ruolo importante in termini di destinazione di risorse, come giusto e normale che sia, era inserita ed è inserita in uno stesso sistema di dialogo, di coordinamento e quindi di costruzione di una dimensione che va oltre i confini amministrativi, ma mette al centro, o prova attraverso questi progetti a mettere al centro, l'obiettivo della progettualità, e quindi a creare delle specificità e dei modelli ancora una volta replicabili e con la possibilità di restituire beneficio su un'area più vasta e più ampia. Thank you.
Ora, avremmo avuto un secondo giro di domande, ma sono le 7:05 e il tema in realtà sarebbe stato quello delle competenze e delle professionalità negli enti, di cui un po' abbiamo detto, avete detto. Se sentite l'esigenza dalle prospettive da cui non è stato detto niente, città metropolitana e regione, forse Maran accennava prima alle problematiche dell'ente Milano, di fare un'ultima battuta, facciamo un rapidissimo giro, altrimenti passo di nuovo la parola a Colorni. Faccio solo una battuta velocissima. Ne abbiamo parlato oggi proprio in un'analisi del bisogno del personale, dove rafforzare anche la struttura di città metropolitana per affrontare nuove sfide. Non solo, e questo nel libro bianco viene fuori in maniera molto chiara, c'è una messa a disposizione del Politecnico, tra l'altro, e delle università in generale. Come città metropolitana abbiamo diverse collaborazioni attive, quindi questa ancora una volta è una buona pratica da rivendicare. Ma c'è un tema di cercare di valorizzare il lavoro della formazione e orientarlo su un bisogno enorme rispetto a quello che è il tema della copertura di figure nella pubblica amministrazione. Oggi ci siamo soffermati sul tema ambientale e delle figure. Regione Lombardia ha fatto di recente un bando e non è arrivato il numero sufficiente. Questo è uno solo dei temi, a cascata arriva da regione, su città metropolitana, sugli enti, anche riuscire a costruzione della costruzione di relazioni positive, di collaborazione, anche nel corso della formazione dei ragazzi, oltre a delle conoscenze, delle sapienze che già ci sono, è fondamentale, perché il rapporto con le pubbliche amministrazioni sono ancora meno attrattivi di una volta dal punto di vista delle prospettive di lavoro, e questo è un problema, e non è così, i temi sono davvero sfidanti e interessanti anche per le giovani figure. Ecco, quello che è esattamente quello, la stessa, mi accodo esattamente a quello che dice Michela Palestra. Abbiamo avuto nell'ultimo anno tantissimi concorsi per consentire l'accesso in regione a centinaia di profili diversi, statistici, informatici, quindi anche profili tecnici, oltre che i soliti più diciamo tranquilli, insomma, più ordinari profili economici e giuridici, ma tantissime candidature e profili molto qualificati, quindi belle prove scritte, orali, dopodiché al momento di ingaggiarli, di confermare l'assunzione, al momento di parlare delle condizioni contrattuali, no grazie, sto dove sono, non vengo. E questo è un peccato, perché la lettura della riforma della pubblica amministrazione, per come è descritta nel PNRR, devo dire che apre il cuore, a chi lavora nella pubblica amministrazione apre il cuore, perché è una prospettiva che veramente tutti vorremmo, no? È proprio quello che vorremmo fare, noi un po' più anziani, ma anche vorremmo vedere un po' di giovani nei nostri corridoi, e è stato molto difficile. Abbiamo avuto certo degli ingressi molto interessanti, però sempre al di sotto dei posti disponibili, quindi abbiamo ancora tanti posti. È vero che la pubblica amministrazione non è attrattiva, credo, prioritariamente per una questione di livelli stipendiali, probabilmente, però anche forse l'immagine della pubblica amministrazione è un po' appannata. Come Regione Lombardia abbiamo scelto di non temere di farci aiutare, e per questo appunto abbiamo attivato, come dicevo prima, il progetto dei centri di competenza con ANCI, per esempio, ci ha aiutato a risolvere proprio le problematiche operative di tanti piccoli comuni che, costretti a progettare nei tempi spesso del PNRR, che sono molto stringenti, fino al 2026 dobbiamo aver finito tutto, e quindi quello è servito. L'accordo con il Politecnico, per esempio, sulle strategie urbane di sviluppo sostenibile ci ha aiutato molto, in un'ottica, noi speriamo, proprio di replicabilità, cioè noi vorremmo vedere quei 14 progetti che sono progetti galassia davvero, perché dentro c'è tante cose diverse, che sono progetti multifondo, che noi in maniera abbastanza sperimentale finanziamo un po' con il FESR, su tutti gli assi del FESR, quindi sviluppo economico, ma anche politiche territoriali ambientali, e un po' con il Fondo Sociale Europeo, quindi inclusione, accesso, politiche del lavoro, politiche per la formazione e la riqualificazione. Quindi anche per noi è una sfida. In questo momento appunto l'apporto esterno è fondamentale, perché la pubblica amministrazione da sola non ce la fa.
Sì, beh, allora intanto se ci sono delle domande, questo è il momento, ci sono ancora forse 2 minuti prima delle 7, ma poi c'è l'aperitivo. Intanto che eventualmente si palesano le domande, e al momento non ne vedo, no, come finire? Beh, il sistema politecnico, e ci tengo a usare la parola sistema, nel senso che c'è l'Ateneo, ci sono i consorzi, eccetera. Il sistema politecnico ha presentato un libro bianco, ma anche un modello in qualche modo, e quindi offre, il modello stesso, diciamo, offre delle competenze e una visione. Poi, se questo continuerà, se questo proseguirà, noi ne saremo solo felici. Questo è il senso di questa giornata: aver gettato un seme, una serie di stimoli, diciamo, su cui speriamo che ci possa essere un ritorno a vari livelli. Detto questo, io ringrazio i presenti, soprattutto ringrazio i partecipanti alle 2 tavole rotonde, e quindi grazie a tutti. Là c'è un aperitivo, chiudiamo così. Arrivederci.